fatta finalmente. Ma buonasera bella gente, ma come va? E mi dite di bello, spero che stia andando tutto bene questa sera, che c'è veramente, io non so voi, ma sono appena tornato dal lavoro. Ho praticamente fatto cena molto velocemente perché non vedevo l'ora di streamare. E come per tantissime cose, non vedevo proprio l'ora che finisse il turno di lavoro di oggi. E onestamente sono contento di poter trovare magari un attimino di... diciamo un attimino proprio per me stesso per quanto riguarda i piaceri personali, ma anche e soprattutto quelli che sono a tutti gli effetti poi anche momenti di svago, un piccolo ritaglio durante, come si dice, durante la giornata, che possa permettere di riconnettersi un po' con il mondo dopo magari una intera giornata di brutture, storture, e vi assicuro che servono veramente tanto. Prima di cominciare lo stream volevo fare un paio di shout out che penso che siano anche abbastanza, penso che siano anche abbastanza meritati, perché io comunque quando faccio gli shout cerco di fare gli shout ai canali che veramente meritano tanto. Vorrei fare uno shout prima di tutto a Valuccia Sims, che ho visto il suo canale oggi di sfuggita. Mi dispiace pure di non esserci stato più di tanto, perché purtroppo l'ho vista tipo di sfuggita oggi, che era in praticamente in live, stava facendo Disney Dreamlight Valley, che se non lo conoscete praticamente sarebbe un misto fra un misto fra Animal Crossing, The Sims e tutto l'immaginario cucuzzaro Disney che veramente potete anche immaginare. E onestamente mi è piaciuto molto come conduce, mi piace molto come ha portato determinate cose in live. È una persona spiritosa, soprattutto anche una persona molto molto diciamo, vorrei poter dire alla mano, ma non è quello che intendo dire. Voglio dire più che altro che è una persona di presenza, quindi una persona che comunque sa intrattenere, sa sicuramente portare bene il gioco che sta portando direttamente in stream. Il secondo shout che voglio fare invece è per Dark Hunter Supreme. Dark Hunter Supreme si è iscritto praticamente l'altra volta mentre noi eravamo in praticamente in live, ci è venuto a trovare, se praticamente ci ha messo il follow, e devo dire che ho visto un attimino molto velocemente il suo canale, giusto per essere sicuri che comunque fosse anche lui uno streamer, e da quello che vedo lo è. Cioè, dovreste andare un attimino sul suo canale dalla sezione informazioni, che è veramente bello perché la maggior parte delle icone che ha sono tutte a tema Batman. È bellissimo perché c'ha le tipo Bat Ferie, Bat Regole, Bat di PlayStation, Bat Follow, cioè questa è praticamente la Bat tuta pronta per qualunque cosa. Però ha detto che anche lui ha una certa personalità, si vede soprattutto anche da come si presenta anche la pagina, da quello che porta. Da quello che vedo adesso ha portato The Evil Within 2 e anche il remake di Final Fantasy 7. Ciao Valuccia Sims, ti abbiamo appena nominato, ma guarda un po', ma ciao! A proposito di Valuccia Sims, mi sono dimenticato di citare prima che Valuccia porta The Sims 4, però porta anche qualche cosa che è più o meno a tema, soprattutto. Comunque porta anche tante altre cose, però principalmente da quello che vedo porta anche The Sims 4, comunque tutto che qualcosa che abbia sempre a che fare con The Sims. Sono una sensitiva. Mamma mia, veramente, guarda. Ma sensitiva più o meno di Mago Merlino, come abbiamo visto prima nella live. La musica altissima, non c'è problema. Noi abbassiamo, alziamo un attimino il microfono così. Magari abbassiamo direttamente anche un po' la musica. Tipo così facciamo, anche perché di solito sono molto meglio di Mago Merlino. Allora Maga Magò direttamente. Allora, dovresti sentirmi un po' meglio adesso così. E peccato perché sto cercando di
di mettere un attimino tutto a posto, perché praticamente ho abbandonato Streamlabs per streamare direttamente con OBS, quindi alcune cose mi sono ancora un pochino arabe, perché comunque da quant'è che sto streamando, onestamente, da tipo 3 mesi, adesso non ho neanche idea, quindi per me è ancora tutto nuovo. Quando arriverò tra un anno dirò è ancora tutto nuovo per me, quindi qualunque cosa per me è tutto nuovo, cioè parlo come se fossi un vecchio ultra ottuagenario, però davvero, cioè sono tanti motivi per cui per me è ancora tutto nuovo tutto questo. Quindi grazie per essere passata, Valuccia, e faccio tante scemenze senza essere magica, pensate. Io ho iniziato il 6 settembre a fare streaming, ancora fatico a capire. Beh, complimenti, dai, 6 settembre. Hai fatto veramente tanto allora, stai facendo veramente tanto. Sono proprio contento per te, ma sono qui con estremo piacere. Oh, grazie Valuccia, veramente, mi fa tanto piacere questa cosa qui. Spero che ti piaccia anche, ti piaccia un po' anche la mia compagnia, diciamo così. Passiamo direttamente in just chatting, allora, che mi dite? Allora, prima di iniziare praticamente lo stream del videogioco, volevo dedicare una parte di questo stream a una persona che per me vale veramente tanto, perché è un'amica, è una persona che mi ha dato pieno supporto su tantissime cose, soprattutto anche adesso che sto facendo praticamente streaming, e sono rimasto molto amareggiato, soprattutto mi è venuto anche un mezzo coccolone, diciamo così, perché mi ha fatto preoccupare tantissimo, ma per fortuna adesso sta bene, non è successo nulla di grave per fortuna, quindi sono felice di poter dire che sono contento di aver conosciuto Ashne. Ashne, se non la conoscete, praticamente è una persona che è anche artista, fa anche commissioni artistiche, è una persona estremamente talentuosa, e soprattutto una persona che veramente dovreste conoscerla, perché è veramente una persona molto, molto interessante. Ma diciamo che ieri, come ho detto anche praticamente in chat, io ieri stavo giocando praticamente con i ragazzi di K&S Gaming Life, ed è successo che avevo detto guarda, ti sei perso lo stream, perché ho streamato poco prima, diciamo così, e mi ha detto guarda, sono in codice rosso all'ospedale, quindi insomma ci sono rimasto un po' così, ho detto non ci voleva proprio per niente questo, e potete immaginare benissimo poi quale poteva essere anche la mia paura, perché dovete considerare che io abito da una parte e Ashne abita direttamente dall'altra, quindi l'unico contatto che abbiamo fondamentalmente è con Telegram, e quindi se succede la qualunque io sono praticamente costretto, diciamo così, a seguire gli aggiornamenti direttamente via Telegram, e quindi per tantissime cose cioè l'unico mezzo di comunicazione è proprio direttamente quello, però sono rimasto preoccupato, sono stato preoccupato insomma per lei. Però sono contento di poter dire che comunque c'è ancora, e sono strafelice comunque anche per lei, che mi auguro veramente solo il meglio per lei, perché è una persona veramente forte. Mi dispiace tantissimo per la tua amica, dici Valuccia, in effetti anche a me è dispiaciuto tanto, perché comunque è una persona che fa veramente tanto, anche se non sembra, fa veramente tanto soprattutto per se stessa, e dovreste vedere anche le sue creazioni artistiche. In questo momento non sta prendendo commissioni perché anche per ovvi motivi, voglio dire, però non sta prendendo commissioni in questo momento perché si sta, insomma, sta cambiando un po' vita e tutto quanto, e però io vi invito ad andare direttamente su Mastodon, che se non lo conoscete è un social network che è nato in risposta a quello che era la comunità tossica di Twitter, e ha soprattutto un account su Mastodon Art che potete trovare su Ashne, scritto ASHNEEHS, e @mastodon.art, dove posta in generale tutte quelle che sono le sue bozze o comunque quelle che sono le sue ispirazioni artistiche. In più, una cosa che veramente ci tengo a sottolineare è che ha veramente tante qualità, soprattutto
a livello anche di art, di artistica, diciamo così, ha veramente un sacco di art, un sacco di si vede benissimo che comunque ha un senso, ha un enorme senso dell'arte, ma soprattutto ha un enorme gusto per il dettaglio. Se voi siete nel mio canale Telegram, che vi invito anche a seguire, fra parentesi, che lo trovate praticamente qui, e ogni tanto mi capita anche di mettere la grafica del canale, la grafica del calendario, che è proprio una creazione sua, e io lo apro praticamente con un programma specifico che si chiama Inkscape, e vi posso assicurare che è una festa per gli occhi, soprattutto per i dettagli, ma anche per il numero di nodi, che vengono chiamati nodi praticamente nel file, che riempiono praticamente tutta la grafica, diciamo così, veramente il fondale che ha tema col tempo, ma anche comunque i colori. È veramente una festa per gli occhi, e io ogni volta rimango colpito che ogni volta che apro il file del calendario ho una specie di sindrome di... una specie di sindrome... com'era quella sindrome che veniva... era di uno scrittore, adesso non mi viene in mente, sindrome di Flaubert, adesso non mi viene in mente, che praticamente aveva visto tipo la un'opera d'arte, era rimasto talmente colpito che è svenuto, e a me viene più o meno la stessa cosa. Davvero, rimango colpito da questo, perché è una sono tantissimi dettagli in quell'immagine. Io mi faccio piccolo piccolo ogni volta, perché dico, ma mamma mia, veramente quanto si è impegnata per fare queste cose. L'ha fatto proprio come un favore, diciamo così, perché comunque dice, dai, così almeno c'è qualche cosa che va direttamente a tema. E quindi io spero che Ashna adesso riesca a stare meglio, a fare comunque quello che mi auguro riesca a fare, insomma, e le auguro veramente ogni bene. Quindi vorrei dire, e anzi lo voglio dire senza neanche trappigiri di parole, che comunque parte di questo stream è dedicato a lei, quindi senza l'appoggio di Ashna, come di tantissime altre persone che vengono a passare qui anche solo per un saluto, penso che questo canale non esisterebbe, quindi l'ho detto. Grazie ancora Ashna, davvero, grazie davvero. Detto questo, vi ricordo praticamente che io streamo a giorni alterni, a targhe alterne, però onestamente sto provando più piacere nell'idea che, ecco, ho finito di lavorare, quindi adesso posso mettermi a streamare e posso mettermi a giocare la sera, che è più o meno l'orario in cui io torno dal lavoro, diciamo così, e vedo che comunque c'è un orario piuttosto costante. Per il momento, nel calendario che ho scritto anche nel profilo, ho messo più che altro degli orari provvisori, perché comunque col lavoro che faccio non è facile effettivamente trovare un buco per tantissime cose, però quando torno a casa è sempre per me un piacere riaccendere comunque il programma OBS, iniziare a fare streaming, comunque a streamare, a portare qualcosa che mi piace, perché per tantissime cose, tantissimi giochi per esempio non li ho mai finiti, non li ho mai giocati, perché erano... Vuoi perché comunque ci giocavo da solo, vuoi perché comunque non avevo la possibilità anche di confrontarmi con altre persone che effettivamente giocavano lo stesso gioco che facevo io, oppure perché non ho avuto anche tante console nel corso degli anni. Quindi in generale diciamo che adesso sto facendo quello che è il recupero del backlog, e quindi mi vedrete giocare magari a tantissimi giochi che non conosco, che non conosco, ma che comunque voi magari avete già giocato, avete già fatto, anche perché la mia carriera di console le ho avute, cioè ho avuto comunque una console sicuramente, che è la PlayStation 1, e poi ho saltato la 2 e la 3 e sono arrivato direttamente alla PlayStation 4, e adesso ho una Xbox Serie X, che appena riesco ad ottenere una scheda di cattura abbastanza potente, potremo finalmente streamare da OBS, ma anche con la Serie X. E credo ci sono anche altri giochi che volevo portare sicuramente qui, ma vorrei portare soprattutto dei giochi che comunque di cui sempre mi hanno parlato bene per tantissimi motivi, su tantissime cose. E per esempio oggi
sto andando avanti con Chrono Trigger, che onestamente non mi aspettavo neanche di andare così tanto avanti. E davvero, se non fosse stato per il contributo di tantissime persone che magari adesso in chat non ci sono, ma non è importante, davvero è importante è giocare, se avete tempo davvero non è un problema, se non ci siete, se non avete tempo davvero non è un problema, però davvero arrivare dove sono arrivato e godere tutto, di tutta la trama fino adesso è veramente una bella sensazione, anche perché capisco cosa significa anche arrivare alla fine di giochi che magari si rivelano davvero una sorpresa nel lungo termine. Quindi non posso dire altro che veramente grazie alla chat per avermi guidato fino adesso. E direi che è il caso di andare avanti direttamente con il nostro adoratissimo Chrono Trigger. Adoratissimo poi tra l'altro per me, che è bello perché adesso la gente quando dice ah ecco vedi si chiama Chrono, giustamente sta giocando a Chrono Trigger, dice sì ma non era voluto. Non è mai stato voluto effettivamente, quindi è una sorpresa anche per me, sono onesto, perché comunque uno non si aspetta di essere come si dice, non si aspetta di trovare una bellissima cosa come questo praticamente, che non ha mai avuto modo di né tempo di giocarci se non adesso praticamente. Mi aspettavo di trovarlo direttamente sul Super Nintendo Mini, che è stato rilasciato tipo 3 anni fa, non me lo ricordo neanche, però purtroppo purtroppo sono rimasto deluso da questo perché l'ho dovuto introdurre, ma giocherei anche a molto altro, quindi il link è relativo, no? Sì, assolutamente, no, mica gioco soltanto a questo, anzi. In generale vorrei portare almeno 3 cose, vorrei portare per 2 giorni giochi di ruolo, o comunque sia JRPG come appunto Chrono Trigger, ma anche Final Fantasy, ma vorrei portare anche giochi di avventura, per esempio il venerdì, ma anche giochi in prima persona, giochi di abilità o qualunque altra cosa. Perché comunque per me per me lo streaming è un hobby, alla fine lo faccio perché mi piace, perché mi diverte, mi rilassa, quindi sì, anch'io ho il Sims del Nick, però non porterò solo The Sims, ci sta. Ma sì, ma penso che uno metta come Nick quello che effettivamente lo dovrebbe rappresentare, diciamo così. Un attimo che metto intanto la transizione, perché ho ragionato un attimino la posizione del mio anellino vocale. Non sono un VTuber, però almeno ho messo l'anellino vocale, che così almeno dà questo effettino quando si muove e tutto quanto. E poi tra l'altro, ecco, non ho... Come dicevo, per me è sempre un hobby. Alla fine è sempre un hobby, è sempre un piacere. L'anellino vocale è fighissimo, grazie. E ho avuto questa idea, perché dico, così almeno faccio compagnia in un modo o nell'altro, perché sennò sentite come se fosse una sorta di brusio, diciamo così. Volevo già metterlo al tempo in cui avevo Streamlabs, però a quanto pare il plugin che avevo trovato per questa cosa non era compatibile con Streamlabs, ma solo con OBS. Quindi ho detto, vabbè, tagliamo la testa al toro, andiamo direttamente con OBS. Quindi adesso ho fatto tutto questo trasferimento, ma da quello che ho capito non funzionano neanche le notifiche su OBS in questo momento, forse perché non le ho impostate bene, ma cioè, onestamente, risolveremo prima o poi. risolveremo. Allora, dove eravamo rimasti? Praticamente, per chi si è perso l'ultima puntata, noi siamo arrivati alla fine del tempo e siamo nella situazione... Dovremmo essere praticamente nella fine partita. Cioè, abbiamo raccolto praticamente tutti i personaggi. Dobbiamo prenderci la mano, è indispensabile. Sì, assolutamente. Dobbiamo assolutamente prenderci la mano, sia con OBS che con tutto quello che portiamo anche su... quello che scegliamo di portare. Insomma, anche perché comunque... il compito principale è sicuramente quello di fare compagnia a chi sceglie di seguirci. E poi anche perché comunque imparando si capiscono anche le dimensioni che una persona può occupare nello spazio di Twitch, soprattutto comunque come può spendere tempo per migliorare determinate cose, e come migliorare per esempio l'esperienza della chat o di tantissime altre persone. E quindi, dicevo, siamo praticamente alla fine della partita, abbiamo delle missioni da compiere, se non ricordo male. Una di queste dovrebbe portarmi nel presente, se non ricordo male. E l'altra volta, perché giochi una volta quanti fills? Sì,
Però va detto che c'è, allora, io sono una persona che non porta tanto retro gaming. Cioè, o dici, vabbè, ma tu stai giocando a due giochi che fondamentalmente erano erano nel passato, in buona, cioè, anche perché questo è del Super Nintendo. Porto mercoledì e giovedì porto Parasite Eve, che è della PlayStation 1. Però onestamente io non mi sento di parlare di retro gaming o comunque di giochi di una volta, ma per una semplice ragione. La ragione è che se tu dici è di una volta, tu stai dicendo che comunque, tu stai dicendo due cose. La prima è che i giochi di adesso, cioè quelli moderni, non sono la stessa cosa a livello qualitativo, quando in realtà la qualità ce la diamo noi. Ce la diamo noi come giocatori, ce la diamo noi come persone che passano il tempo praticamente su determinati giochi. Che poi alcune dinamiche di videogiochi siano cambiate, che comunque siano state introdotte delle cose che potrebbero non piacere, è un altro paio di maniche. Però stavo vedendo praticamente adesso Dragon Quest, stavo vedendo anche Return to Monkey Island, stavo vedendo anche, non lo so, Overwatch, Fortnite, tutti questi giochi che tutti dicono, ma soprattutto questi giochi che dicono, vabbè, però ci sono delle cose che non vanno bene, non mi piacciono. Ok, però c'è gente che ci passa il tempo, ci fa delle amicizie, ci lega. È una forma anche di, come posso dire, di costruzione, diciamo così. Infatti tu dici, Valuccia, sono una forma d'affetto legata alla grafica. Vero. E sono contento anche che comunque ci siano tanti giochi, soprattutto indipendenti, che tendono a recuperare un po' questo feeling della grafica di una volta. Però un conto è recuperare la grafica, un altro è recuperare la magia dietro la grafica. Cioè, per esempio, un gioco come un Final Fantasy VI sul Super Nintendo ha una magia specifica che magari un Final Fantasy XV non sa riprodurre, perché ne crea un'altra con i modelli, con l'animazione, eccetera. Quindi se da un lato diciamo, sono i giochi di una volta, dall'altro intendiamo anche dire che questa magia non può più tornare. Quando invece no, può tornare assolutamente. Anzi, io onestamente questo gioco non ci ho mai giocato, lo sto scoprendo adesso. Ma io riesco a legarmi tranquillamente, mi sono legato tantissimo a Crono, mi sono legato a Marle, la bionda, e la bionda al centro, non l'altra bionda. L'altra bionda si chiama Ayla. E il mio personaggio preferito finora è, perché Crono fondamentalmente siamo noi, quindi non ha senso, insomma, siamo noi gli eroi. Però il personaggio preferito finora è Frog, che è questo personaggio qui, e probabilmente Ayla, perché comunque ha dei momenti simpatici che nessuno si aspetta. E cazzo, fa anche un po' male parlare di mi è piaciuto finora, perché capisci che comunque stiamo arrivando verso la fine. Ok, riprendiamo il nostro. Ciao Vince, che bello vederti. Buonasera Vince, che bello averti qui, davvero. Mi fa piacere che tu sia passato. Siamo giusto, abbiamo appena cominciato, abbiamo appena iniziato, abbiamo appena aperto Chrono Trigger. Direi che ricominciamo un attimino. You wish to find lovers, correct? Many paths lay be open to you. You may use that bucket or fly the wings of time to the day of lovers. Marvin Android, buonasera! Che bello, siete tutti qui, che meraviglia. Or there's the black omen, which floats in the sky above your world. Lovers is somehow connected with it. It's up to you to decide when and where to find lovers. By now you must realize you are the only ones who stand a chance against him. However, you will not be alone. I have had vague glimpses of events, people and places that will empower you. Ok, in questo caso l'ho riaperto perché volevo vedere un attimino che cosa ci aspetta. Abbiamo praticamente recuperato la conchiglia arcobaleno. Abbiamo aiutato praticamente il padre di Marle dall'accusa ingiusta di aver rubato. Adesso dobbiamo vedere che cosa ci rimane da fare. There's a test to be done in the future where machinery originated. And there's a very special stone that can shine its light on each generation from the distant past to the far future. There's the ghost of a lofty knight, slain by Marcus in the Middle Ages, who haunts the present.
One of you is close to someone who needs help. Find this person fast. Just as you touch the lives of every life form you meet, so too will their energy strengthen you. Cioè, questi fanno tipo la Genkidama direttamente con con tutti i personaggi di Chrono Trigger. Perché, cioè, la frase è quella, Dice, ti daranno la loro energia. Presto, datemi la vostra energia! E crea la sfera spirituale. Alla fine l'ultima mossa di Chrono è la sfera spirituale. Fail to live up to your potential, and you will never win. I am sorry that I must simply witness the coming spectacle from a vantage point here. Insomma, non ci darà neanche una mano, però adesso più o meno sappiamo che cosa fare. Abbiamo recuperato la pietra, abbiamo aiutato il padre di... abbiamo aiutato il padre di Marle, quindi ci manca di andare nel presente con Magus. E sicuramente ci deve andare con Magus, vi spiego anche il perché. Oppure nel futuro... E usiamo direttamente Robo, il nostro amico Robo. Vi spiego il perché. Un commento di Crono Cornetto mi ha fatto capire che forse, e dico forse, c'è qualcosa che ha a che fare con... Frog, non te lo porti? Me lo porto sicuramente. Ancora devo capire cosa, come impostare tutto il party. Perché praticamente un commento di Cornetto, e mi pare anche proprio dello stesso Marvin, se non ricordo male, mi ha fatto capire che praticamente ci sono tutte cose che capitano nel momento in cui c'è un personaggio specifico che le fa scatenare. Allora, sono convinto che se portassi Robo nel futuro e Magus nel presente, scatta qualche cosa nello specifico. Robo che poi ha il film che ricorda Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round and round and desert you. Sì, vero cazzo, ma l'avevamo notato anche tipo all'inizio proprio della... quando è partita la canzoncina ho detto cazzo, questo è Rick Roll. Ed è, da quello che capite, proprio un omaggio specifico. Da quello che capite è proprio un omaggio voluto. Allora, rifacciamo il party. E qui c'è una parodia che ho scritto. Sì. l'avevi postata anche nella chat, proprio quando si è palesato Robo. Allora, Crono, non so se effettivamente portarcelo dietro. Forse sì, perché comunque è quello che porta danni assieme a Frog. Io direi, prima di tutto andiamo nel passato con Robo. E magari... nel futuro con Robo. Andiamo nel futuro con Robo. Quindi Crono, Frog e Robo, direttamente. A meno che... Perché a me essere... Ma che scemo, ma Robo c'ha la cura. Può curare comunque una persona alla volta. Non è tantissimo, ma possiamo farcela comunque. Allora, riprendiamo i nostri punti ferita. Tanto comunque possiamo cambiare personaggi in qualunque momento. Ciao Seravol, buonasera! Buonasera! Bordia, Forse Mitsuda era talmente oberato di lavoro che qualche volta ha buttato dentro pure Rick Astley. Non ho mai controllato se l'hanno spiegato. Ma secondo me deve aver sentito sta canzone e ha detto ma sì, dai, facciamola. E ha detto la mettiamo così almeno in futuro. Cioè, secondo me hanno ragionato in quattro dimensioni. A dopo Seravol, grazie per il lurk. Secondo me hanno ragionato in quattro dimensioni. Hanno detto, siccome questo è un gioco col tempo, dice, sta a vedere che fra qualche anno ci sarà tipo una come si dice, una risorgenza, un risorgimento di Rick Astley, e tutti diranno cazzo, ma era Rick Astley. E quindi verranno trollati nel tempo tipo capsula temporale in qualche modo. Torniamo dalla nostra fida Yeye e andiamo nel futuro. Ritorno al futuro, gente, ritorno al futuro. Vediamo un po'. 2300. Era qui. Che meraviglia. La nostra nuova Yeye. Sì. Il modello Subaru Baracca, fra parentesi. Modello Subaru Baracca. Ok, adesso dove andiamo? Proviamo ad andare di qua. Arisdom, vediamo qua. Se c'è qualche cosa qui, sono contento, se no tocca arrangiarsi.
Il motore dell'impresa, sopravvissuto al corso della storia. Minchia, sì. Beh, è stata un'impresa mantenerlo. Hey, it's those people again! Dad is on a trip! Ah sì, questi dicono più o meno la stessa cosa. It's Charles, we're going to see, sì, ok? Wonder what kind of fruit is this going to bear? Ok? Hey, fellas! Look! The seed sprouted! Ok, niente, quindi questa è... Ha lasciato la sua legacy nel corso dei decenni, dei secoli, minchia! Abbiamo capito che ci piace tantissimo la Subaru. È stata una delle macchine che poi mi piaceva tantissimo anche guidare quando giocavo a... Colin McRae? Rally? Non me lo ricordo, perché qualche cosina di giochi... Qualche cosina di giochi... di giochi di corsa l'ho fatta. Non ho fatto magari Gran Turismo, ma Colin McRae me lo ricordo, questo sì. Questo sì, assolutamente. Ah, acqua, ne sai quel che bevi. Allora, you can reach the continent to the south through the sewer access, but stay off that peak, ok? Questo abbiamo già fatto. Though with a crest, dynamite one budget. Ok, va bene, questo abbiamo fatto. Abbiamo bisogno di qualcosa da comprare. Dobbiamo comprare delle tende sicuramente, quindi shelter. Ne portiamo... Oh la madonna, ma quanti soldi che abbiamo? Abbiamo un abbiamo 100.000 G, minchia. Abbiamo 100.000 G. Possiamo praticamente comprare il mondo. Allora, a sto punto... Ma no, ma stiamo messi bene qua. Poi, gli heal stiamo a posto. I tonici non ne abbiamo bisogno perché di tonici abbiamo... Abbiamo quelli potenziati praticamente, quindi non ha senso neanche. Save money, it will do you good. It's what that guy who walked down the other dome used to say. Allora, ragioniamo un attimino. Perché qui non vedo, no, di Enertron, no. Quindi non andiamo nell'Enertron. Qui non vedo da fare niente, fondamentalmente. Quando vuoi un suggerimento non hai che da chiedere, ricordo dove andare. Grazie, Marvin. E penso di aver capito praticamente che in base al personaggio che ho nel party ho anche tipo un determinato evento che si sblocca. Voglio vedere se ci riesco ad arrivare da solo. Tutta sta zona no. Okay, però adesso sto soltanto visitando le parti che ho già... Che ho già visto prima, ma giusto per vedere se ho dimenticato qualche cosa. Ah, ma qua esco direttamente da quella parte là, quindi no. Quindi queste sono soltanto le fogne e basta. Quindi usciamo dalle fogne direttamente e andiamo... andiamo direttamente con la nostra adorata Yeye. Ah, ok, per un attimo si è silenziato tutto, pensavo che si fosse crashato RetroArk per qualche oscuro. Lascio la leva aperta e mi inizio a preparare cena. Buona cena, Valuccia, grazie di essere passata. A proposito, grazie per il lurk. Dove andare? Onestamente, dove andare? Proviamo qua. Questa non mi pare di esserci stata ancora. Factory. No, ci sono stato invece. Ci sono stato assolutamente. Pare di esserci già stato qua, infatti, sì. Vediamo un po'. Forse se non era qua... Qui è dove abbiamo parlato con Protodom. Protodom qua c'era... c'era Balthazar che l'abbiamo anche disattivato con Protodom. No, che cazzo sta di... Non è quello. Questo? Che punto è? Adesso sto praticamente rivedendo perché sono parti che non ricordo. Cioè, ho capito dove più o meno siamo, ma non... Ah, ok, siamo tornati all'inizio, ok, perfetto. All'inizio, insomma, alla fine del tempo, torniamo nel futuro. Ritorno al futuro, letteralmente. Dice, queste battute, cazzo, Crono. Vabbè, se volete ve ne dico anche una migliore, eh. Qual è il gruppo preferito di Robo? I Rage Against the Machine. Patum, pss. Dai, questa ve l'aspettavate, dai. Vi lamentate che non le faccio mai in challenge, in stream. Adesso ve le beccate tutte, altro che... No, rimaniamo nella factory. Rimaniamo in factory. Ci deve essere qualche cosa qua. Ok. Scendiamo.
Ok. Mm-hmm. Vediamo se... andiamo per di qui. E poi tra l'altro rifare da capo questa sezione qui, dopo tutto quello che è successo, fa uno strano effetto, lo ammetto. Perché comunque dici... ti aspetti che succeda qualche cosa, ma al tempo stesso sai che bene o male hai già fatto tutto quello che bisognava fare. E ci rimango anche perché comunque dico, vuol dire che sono... ah, cazzo. Ok. Facciamo passare queste due. Dopodiché ci schizziamo di nuovo in mezzo. Vediamo se riusciamo a passare. Tipo 3, 2, 1. Adesso, corri. Corri, 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 corri. Così, perfetto. Diciamo qua e vediamo che cosa succede. Ok, questi me li ricordo. Ah, qua se non ricordo male avevamo incontrato tempo prima, avevamo incontrato praticamente un gruppo di robot che se l'era presa con Robo stesso. E non vorrei che avesse, cioè che l'indizio avesse a che fare proprio con quel gruppo lì. Il che avrebbe senso onestamente, perché comunque sono persone con cui abbiamo, sono entità con cui abbiamo un conto in sospeso, quindi non avrebbe poi così poco senso. E dice dove ha avuto inizio, perché l'indizio dice where the machines originated. Quindi tecnicamente non ha parlato di... non parla di futuro generico, parla proprio di un momento in cui vengono create le macchine. Quindi secondo me sono i robot. Ed è il gruppo di... deve essere il gruppo che ha attaccato Robo. Poi vediamo, magari sto dicendo una cazzata. Ci provo lo stesso perché comunque... sono curioso. Con gli altri... e poi ovviamente sono, com'è che dicevamo l'altra volta, sono morti che camminano questi. Perché basta un colpo, sono letteralmente morti. Cioè, un colpo, un morto. Vediamo se riusciamo, eh. Ah, ok, questo è the crane. No, ma le crane non c'è bisogno di... ok, use the crane non ci serve. Ok, usciamo di qui. Andiamo di qua. Quindi non andiamo di qui, ma andiamo a scendere qua. Adesso si dovrebbero attivare questi. Crane control code non ci serve, va bene. Era quello che avevamo visto prima, praticamente. Però il crane control l'abbiamo già fatto quando siamo passati di qui la prima volta. Quindi non ha effettivamente senso rifarlo, secondo me. Disse Crono prima di essere smentito dai fatti e dalla logica. Avete pazienza, ma sto cercando... ci voglio arrivare un pochino da solo adesso. Voglio vedere se riesco a... ad arrivare alla soluzione con... con quei due neuroni che mi ritrovo direttamente. Andiamo un po'. Andiamo per di qua. Saliamo di qui. E andiamo non di lì, ma andiamo di qua. Mentre sto girando in tondo così. Eh? Come mai non mi fa andare? Oh! Un midet. Ah, ma dai, c'era una parte nascosta che non avevo visto. C'era qualcosa di nascosto qua, non l'avevo visto per niente. Ma dai. Ho recuperato un midetter così, de botto, senza senso. Allora, non di qua, proviamo dall'altra parte. Proviamo l'altro ascensore. Ok, questi qui possono... ci hanno preso. Vabbè, tanto comunque un colpo morto. Un colpo morto anche in questo caso. Comunque, il giorno che finirò Chrono Trigger mi mancheranno veramente tanto i personaggi. Ma proprio tanto. Mi mancheranno perché... al netto magari di quelli che non ho... che magari non ho... come si dice? Non ho magari sviluppato più di tanto, o comunque che non ho usato più di tanto nel corso della partita. Tanti mi sono rimasti comunque, tutti mi sono rimasti più o meno in mente, tipo Magus sicuramente, Frog, assolutamente Frog, e chi altro? Ayla, Marle, ma fondamentalmente tutti ormai, cioè secondo me tutti davvero. Ok, vediamo se riusciamo a... l'altra volta qui ci siamo
passati, ma eravamo scappati fondamentalmente. Eravamo scappati. Vediamo se tornando indietro succede qualcosa di nuovo. Tipo scendiamo qua. Scendiamo per di qua. Mi sa di no. Adesso dovrei capitare praticamente. Sì, al piano di sopra. Sì, 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 sì. Ok. No, ok, no. Non mi dà niente di nuovo. Ok. Non mi dà niente di nuovo. Proprio niente di nuovo. Sì, ormai anche se dovessi attaccarli solo fisico, farei un migliaio di danni. Infatti. Allora, noi stiamo eliminando dalla faccia della terra. Ok. Punte. E poi tra l'altro non abbiamo sbloccato praticamente niente con Robo, o sbaglio? Cioè praticamente Robo è rimasto sempre nelle retrovie, perché l'abbiamo usato praticamente quando eravamo nel futuro e non abbiamo più fatto nient'altro con lui, quindi tecnicamente abbiamo sbloccato veramente poco e niente, insomma. Ok, se qui non è dove dobbiamo andare, dove potremmo mai andare? Torniamo su. Ah, questo è nuovo. Andiamo giù. Non l'aveva fatto prima questa. Ah, ma era dove eravamo prima. Ok. Cazzata. Non l'aveva fatto. Cioè, pensavo fosse qualche cosa di nuovo. Invece no, era soltanto per andare giù al piano di sotto. Ok, allora. Andiamo su di nuovo. Non ricordavo affatto si potesse fare così, però. Ah, forse per... Ah, ok. Ho capito forse il perché. Ho capito. Perché quando siamo scesi la prima volta potevamo solo scendere e basta. Qui non ci siamo stati, mi sa. Andiamo un po'. Scendiamo, parcheggiamo e entriamo qua. Sun Keep. È nuova questa. Ah. Non mi fa fare niente. Sun Keep. Questa me la devo ricordare. Che punto è a proposito? Ok, punto estremo da quella parte là. A scendere non ci sono ancora. No, a scendere sì ci sono stato. A scendere sì. Perché adesso c'è. No, questa è nuova. Anche questa è nuova. No, Genodome è un altro ancora. Si raggiungeva. No, che cazzo sta di? Analysis complete. Please follow me. Sì. Dobbiamo necessariamente cambiare, eh? Ma stiamo messi bene. Aspetta, Marle. Mettiamo Marle, va? E Marle può curare un po' di più. Soprattutto c'ha della magia. Può sempre tornare utile. Ha finito? Analysis complete. Please follow me. Sì, l'abbiamo già fatto. Bene. Ok. Ci fai andare? Che ne dici? Ti farai andare? Beh, please follow me, ma non... Non è che lo dobbiamo togliere dal gruppo? A sto punto questo. Vediamo un po'. No. No. Quindi necessariamente ci deve essere Robo. Quindi così. Vediamo un po', eh. Please follow me, ok? Oh, abbiamo fatto, Ciccio. Facci entrare. Please follow me, l'ho già detto. Allora, Lucca. Analysis complete, please follow me. No, niente. Non è che deve rimanere... Sto provando veramente tutte, eh?
Premendo con A non si apre la porta. No, non si apre. Non... sto premendo praticamente tutto il premibile. Non si apre. Non è che mi manca qualche cosa nello specifico. Perché comunque... dubito che adesso mi faccia tenere fuori Crono. E... perché comunque Magus è sicuro adesso... non so quanto ci serva o quanto... Fammi vedere un attimo con Magus. Fammi vedere un attimo con Magus. No, please follow me. Niente. No, perché continua a dirmi... tanto sono più che sicuro che con Magus non si faccia niente, almeno non qua. Quindi io direi di tenere Frog... che è necessario, necessario deve, è robo, altrimenti non dice niente di... ma perché fa così non lo so. Non è che c'è una sequenza da premere forse? E questo è il menu, questo qua è quello dei personaggi. Oh, please follow me, ma dove? Non mi fa... Genodom. Niente. Allora... c'è qualcosa con l'ordine, magari? Proviamo a mettere Frog direttamente qua, così. Perché qua ce ne sono due. No, analysis complete, please follow me, no. Metti roba per primo? Sai che potrebbe essere una bella idea? Sì, cazzo, era quello. Perché ha cambiato animazione. Who enters here unbitten? Oh, welcome Omar66Y, or should I say, Prometheus. You dare to defile this place with humans? I haven't seen them in ages. Let me welcome them. Come closer. Let's see just what you can do. Okay. Ok, robo adesso non può essere sostituito. Ma infatti io sto usando la voce del Dalek. Sto facendo apposta il Dalek. Per me sono tutti Dalek i robot del futuro. Cioè, mi fa piacere che tu abbia... che tu abbia colto la citazione, anzi. Direi di mettere Ayla, perché c'ha Bolt. Possiamo fare Volt Attack e potremmo fare abbastanza male. Vediamo un po'. Eccoli, boss. Primi boss. The Buggers. Cos'è? Sono i migliori debugger possibili. Li chiamano The Buggers. Dai. Un pugno dietro l'altro e siamo a posto. Qua tra l'altro un robo mi sa che è... non è tanto sottolivellato quanto piuttosto non ha delle armi buone. Per sé. E devo vedere se riusciamo a recuperare un'arma buona per robo. La triple tech twister, perfetto. Triple tech, ottimo. Proto 4, ok. E ci togliamo anche questi. Stiamo facendo un sacco di danni senza usare nessuna abilità. Questo mi fa piacere. E loro non fanno tanti danni, sono limitati... al momento sono limitati a 50 come punti ferita. Che è buono. Questo mi fa solo che piacere. Quindi o siamo di livello superiore rispetto a loro, tanto alto, oppure hai la level up, perfetto. Ok, qui ci vuole un Lightning 2, necessariamente un Lightning 2. Ok. Vediamo se gli facciamo abbastanza danni. Olè! Non tantissimo, ma ci siamo. No, speriamo che non ci facciano troppi danni. Avrebbero potuto fare di peggio, ma dovremmo riuscirci. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso ce li togliamo tutti e quattro. Bello, perché poi tra l'altro nel colpire noi colpiscono anche gli altri, perché il laser ci passa attraverso. A proposito, ho scoperto che non si pronuncia laser con la Z.
triple S sonora. In realtà dovrebbe essere laser. Quanto meno dovrebbe essere laser con la S, proprio quella sorda. Perché laser è un acronimo, se non ricordo male, e la S sta per una parola. Sta per una. Ah, Boogie, ha imparato Boogie. Spin kick. Sta imparando tutto adesso, perfetto. E dovrebbe essere un acronimo per una lettera, che, cioè per una parola che, la cui lettera iniziale è una S sorda. Se qualcuno può controllare e confermare, sarebbe davvero bello. Yeah, stimulated, esatto. Stimulated, lo sapevo io. Perché era light, cos'era? Light a qualcosa, stimulated, emitted, emitting ray, qualcosa del genere. E noi pronunciamo laser perché è una... Cioè, si pro... cioè, è pronunciato comunemente laser, ma in realtà dovrebbe essere laser, con la S. Amplification by stimulated emission ray. Ah, grazie mille. Light amplification by stimulated emission, qualcosa del genere. Ok, grazie mille Marvin Android. Come anche GIF, che tantissimi dicono no, dovrebbe essere GIF. Invece lo stesso... invece lo stesso autore, proprio creatore della, del formato GIF, ha confermato che si pronuncia G, cioè con la G morbida. Perché tecnicamente sarebbe graphics, la prima G dovrebbe essere graphics, quindi una G dura. Però la fa... Oh la madonna, ma quanti siete, Belan? Oh, quanti siete? Mo basta, dai. Mo basta, la ne. Andate a casa. Andate tutti a casa. Dai, cat attack. C'è anche il Macer? Che cos'è il Macer, Marvin? Cos'è il Macer? Comunque, più che Ayla conviene mettere... No, un attimo. Crono possiamo anche tenerlo fuori, no? Perché lo possiamo anche swappare. Tecnicamente potremmo mettere al posto di Crono Frog. A sto punto. Amplificatore di... microwaves. Ah, al posto della luce. Ma dai, non lo sapevo. Non lo sapevo, onestamente non lo sapevo. Vedi, si imparano delle cose nuove, veramente, ogni giorno. Uno, due. Dai, toglietevi di mezzo! Tre. Ok. Ok, no, ho bisogno di... Ho necessariamente bisogno di cure. Speriamo che sia l'ultima battaglia prima dell'arrivo, perché davvero sto... Sto rischiando e non poco. Ok. Però intanto ci becchiamo punti esperienza e punti tecnica, quindi... Più di tanto non mi lamento. Ok, siamo arrivati. Perfetto. Not bad for humans. But can you find your way to me? Ok. Chissà chi è. Secondo me, se non è Davos, se non è Davros, deve essere qualcuno. Qualcuno molto in alto. Ok. Mo sta a vedere che è davvero Davros. Alla fine, tante battute, poi alla fine era davvero il capo dei Dalek. Ok, tac, anche tac. Oh, la miseria, 342, quanto cazzo curi, robo? Ok, punti di salvataggio ne abbiamo qui? Forse no. Però Lightning ci serve, cazzo. Magari invece di Ayla usiamo Marle. Perché Marle c'ha Aura Whirl, può fare Aura Whirl con Crono. Quindi dovremmo essere a posto più con questa combo. E teniamoci ovviamente Robo nel mezzo. Come altri. The Buggest, sono sempre questi alla fine. Vabbè, vanno giù anche abbastanza facilmente, quindi va più che bene come cosa. E che se solo trovassi un'arma migliore per Robo, avrei dovuto comprarle le armi, onestamente, ora che ci penso. Perché mi pare un paio di volte di aver visto qualche cosa nei negozi. C'era tipo un braccio proprio per Robo. C'era un paio di braccia per Robo che potevano essere utili. Però di nuovo è perché non...
non abbiamo fatto grinding. Perché uno di... cioè, mi è sembrato che questo gioco non richiedesse più di tanto grinding. Perché poi alla fine le battaglie che abbiamo affrontato le abbiamo praticamente vinte. Senza troppi wipeout a livello di party. Quindi Non so. Magari riusciamo a trovare qualche cosa per Robo nel frattempo, mentre siamo qua in questo posto. E 336. Ah, per un punto facevamo l'esperienza lit. Chronos level up. Aura Beam, perfetto. Ice Tackle, perfetto. Aura Beam, proprio quello che ci serviva. 300 years ago, the lava's disaster greatly changed the planet. At this rate, humans will die out from pure despair. Ce l'hanno proprio a morte. Dust shoot? No. Cosa c'è qua dentro? C'è un... voglio vedere come tech, che cosa fa. Sta per imparare Heal Beam. Perfetto. Sta per imparare Heal Beam, che poi cura tutti gli alleati. Ne abbiamo bisogno di altri 246. Invece l'Aura Beam cosa fa? Ah, anche questo lo fa, perfetto. Non andarci che torni indietro. Hai visto, Marvin, sono intelligente. 200 quoziente intellettivo, 200 di quoziente intellettivo. Oh, eccoci qua. E usiamo immediata subito un shelter. E così almeno... e salviamo soprattutto. Ok. Laser Guard. Anche in questo caso mi sa che ce li possiamo togliere di mezzo subito. Uno. Aia. E due. Perfetto. 392, 16. Marle sale di livello. Abbiamo un lapis, ottimo. Ok, qui non ci possiamo entrare, ma sicuro ci sarà tipo uno switch da qualche parte. Altri. Ok, a noi potere del fulmine. E li togliamo tutti. Si spera. Fa ovviamente la counter, perché abbiamo lasciato la counter a Crono. Tra l'altro avevo recuperato un oggetto che mi diceva che sbloccava una skill specifica. Era una skill di terzo livello. Devo ricontrollare un attimino l'inventario. Ok, 48 punti. Dai che ci siamo quasi. Item. Era Blue Rock. Eccolo qua, Omega Flare. Eccolo qua. Blue Rock, Omega Flare. Però a chi la mettiamo direttamente? La mettiamo a Crono. Blue Roccia. Mi sembra giusto. Sempre per quella famosa storia del... come si chiama lui? Dei nomi dei Pokémon rimessi in italiano, eh? Tutti che erano fatti in italiano. Dov'è? Dov'è Blue? Non la può avere lui? No. Omega Flare non la può avere Crono? Davvero? Verde Sogno, Magisharpa. Non è tra i tre. Quindi Omega Flare chi è che la può avere? Allora, fammi indovinare. La può avere Magus. Perché finora abbiamo fatto Arma Rubino. Arma Rubino, ma scusa, ma Swallow non è ingoiare. Come si chiama? È rondine. Magus è uno. Ok, quindi Magus. Magus, Ayla e... secondo me è Magus, Ayla e Lucca. Altrimenti non si spiega. Perché Marle è detto che non è. Rondin Spada. Ma anche... no, ma Coda di Rondine non starebbe male come nome di un'arma, eh? Soprattutto per una katana. Lucca è un'altra. Swallow è rondine. Sì, assolutamente. Swallow è rondine. Suolo è proprio rondine, quindi è coda di rondine. Perché se ci pensi comunque ha un aspetto tagliente la coda di rondine. Quindi tecnicamente avrebbe senso. Invece Robo rimane Robo.
Crono lo chiamiamo Urano, perché giustamente siamo latini. E Marl la chiamiamo Marta. E abbiamo fatto la riduzione media set di Chrono Trigger, praticamente. Che cazzo di arma era quella? Che cazzo di sparo era quello? Ok, 48 punti, 720. Ok. Quindi Mega Flare, quindi Mega Flare sicuramente, Omega Flare dovrebbe essere Omega, chiedo scusa. Omega Flare dovrebbe essere Lucca. Ok, ci sono Magus, Frog e Lucca. È l'unico. E un sogno al di là del tempo per sai che la sai che Cristina da nope. Ok, allora è Magus Isla e Lucca. Magus Isla e Lucca. Magus Isla e Lucca. Ma sai che secondo me sarebbe un ottimo titolo per il cartone animato della Mediaset, se dovessero mai fare un cartone animato e trasmetterlo sulla Mediaset. Nope. Ok, allora, perché Crono non lo può avere, Robo nemmeno. Marle. Allora Magus, Marle e... mi stai dicendo che Robo la può avere? Scusate, vado a battere la testa da qualche parte, ma poi torno, eh. Un secondo solo. Ma sul serio? Ma davvero? Ma non c'ha magie! Robo non c'ha magie! Come fa ad avere quella mossa? Come può fare quella mossa? Non c'ha magie! Omega Flare mi ricorda quella di Bahamut! Cioè... Comunque la gag di battere la testa contro l'armadio magari la cambiamo, perché mi sta facendo anche un pochino male. Ai, ai, ai. Ok, no no, tutto a posto, è tutto a posto, non mi sono fatto male, c'ho un espediente per non farmi male, quindi tranquilli tutti. Respiro, 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 tranquilli che respiro. Vaffanculo Crono, vaffanculo Crono Trigger. Ancora una volta mi trolli. Ok, vediamo che cosa posso mettere a lui per aumentargli la forza, magari. Ma io direi di mettergli direttamente il... Però un attimo, un attimo. Però a sto punto, Omega Flare. Omega Flare, no? Lui ce l'ha, è ok. Però Omega Flare, onestamente, che cosa fa? Adesso sono curioso di vedere che cosa fa Omega Flare. E lo metti direttamente con Robo. Ma devo avere però Lucca e Magus direttamente nel party allora a sto punto. Giusto? Giusto Marvin? Sì. Ah beh allora. Ok. Oh, stanno uccidendo gli umani, cazzo. What is this? We have to do something. Ah! Let us stop the machine. Giusto, rage against the machine. Ah, ho fatto la battuta, non sapevo neanche ci sarebbe stato l'input per farla. Let us rage against the machine. It's too well guarded. We have to destroy the central computer. E letteralmente Robo fece la rage against the machine. Ok, dobbiamo andare contro il robot. Ok, perfetto, dobbiamo andare direttamente nel computer, contro il computer centrale. One full ether, perfetto. Ok, di qui no. Dobbiamo tornare indietro allora. Andiamo un po' di qui. Qua c'è il computer sicuramente. Questo è un portellone enorme. Qua non posso più... Qui niente. Qui nemmeno. Andando di qui...
Ah sì, qui ci sono già passato. Sì. Qui non mi fa andare. Ma nemmeno qui. Nemmeno qua. Ok. Ok, forse ce l'ho, forse ce l'ho. Perché qui non mi fa salire, perché giustamente siamo... Oh, Schloven! Buonasera! Cosa mi hai ricordato, Schloven? Cosa mi hai ricordato? Ah, prima di tutto, Cure Beam per lui. Così almeno siamo abbastanza accurati. Ok. Vediamo un po'. Qui ci siamo già passati, ok. Qui ci sono le sbarre laser. Qui c'è un punto di salvataggio. Ma qui non ci siamo ancora entrati, giusto? Infatti. Don't you understand? This planet would be peaceful if there were no humans around! And yet you still want to fight? Why? Eccola Cookie! Ma ciao! Si è scolata la Nutella. Oh, buona, beata a te. Ma beata a te che mangi la Nutella. Saranno anni ormai che non la mangio più. Explain! Explain! You will be necessary! Non mangiavo Nutella da anni. Direttamente da Alba l'ho presa. Ah! Ok, ho capito. Sì. Dalla Ferrero, quindi l'hai presa. Cito dalla Ferrero. Non sapevo ci fossero i Dalek. Oh, ma... E sono già due. Sono già due. Sì. Ma non so se c'eri nelle altre live. Nelle altre live precedenti. La voce dei robot l'ho sempre fatta come se fosse un Dalek. Tanto stanno prendendo delle esplosioni in faccia. È bella questa cosa che si prendono delle esplosioni in faccia e loro rimangono integri come se niente fosse. Ecco qua. Ci siamo tolti di mezzo anche loro. E Ale. Ho due neuroni e già uno sta bruciando. No, poverina, dai. Ah, io no. Prima live tua in cui arrivo. Ciao, sono Schloven, sono arrivato qui. Sì, vabbè, Schloven. Ci piangiro. Allora, full... No, ma che cazzo sta a fa? Scusate, Tech, Cure Beam. Perché Heal Beam ancora non l'ha sbloccato, fra parentesi. Quindi saliamo qua, vediamo che cosa... Dove mi porta? Vediamo dove mi porta. Arrivano dei nemici. Ci hanno sgamato. Più lento possibile, mi raccomando, Mi raccomando, con tutta la calma del mondo. Tanto non è che andiamo a distruggere tutto qua, Fulmini. Andiamo direttamente di fulmini, dai. No, veramente. Roba ha bisogno di una protezione maggiore qua. Mi sta prendendo 100 a botta, veramente. Ha bisogno di un'armatura migliore. Dovrei avercela. Pensa ad un modo per bruciare anche l'altro neurone. You will be updated. You will be updated. La Nutella è vita. No, la Nutella è Nutella. 100 botta, così caro. Sì, no, voglia. Prende un sacco di... No, prende un sacco di sberle, guarda. Cioè, ha preso veramente un sacco di sberle qua. Allora, vediamo se riusciamo... Ah, ecco, vedi? Ebelin, adesso sì che va meglio, dai. Ebelin. Fiamme, compagni di team. E dai! Vai con le fiamme! Apriamo un po' qui. Sì. Andiamo un pochino, se riusciamo... No, mi sa che dobbiamo scendere. Necessariamente dobbiamo scendere. No! Possiamo salire qua? Cosa succede qua? Se andiamo qua? Niente. Ok. Ok. Niente. Questo ha riaperto il laser. Posso mandare in fiamme le tryharder tendenzialmente Octogirls? Pare di Splatoon? Sì, ha voglia. Ma facci il sushi con gli octoidi di Splatoon.
Sai che forse ho bloccato direttamente quel percorso lì? Toccando lì? No, perché l'ho sollevato, quindi no, tecnicamente no. E dai! Ok, recuperiamo questo. Un elisir. Ah, eccoli di nuovo. Allora, crono, Lightning 2. Ne approfittiamo che così almeno Robo si prende... sblocca l'altra tecnica, così può curare tutti senza che occupiamo... senza che usiamo direttamente Crono e Marl per fare la cura. I came in like a lightning bolt. E poi tra l'altro, onestamente, allora mi autodenuncio alla grande, a me Wrecking Ball di Miley Cyrus piaceva. Lo dico proprio in tutta completa onestà. Non mi piaceva il video perché non lo capivo, però onestamente la canzone è molto bella. Cioè, la canzone di per sé è bella. A me piace. Non è la mia preferita perché non è il mio tipo di genere, ma a me piace. È stato fatto... si è fatto un gran parlare del... ma sta facendo una svolta che non va bene. Sto tornando su, non è vero? Sto tornando su, sì. Meglio così, almeno ci curiamo. Io ho anche dei ricordi legati con un amico greco in uno scambio che mi fa morire dal ridere. In che senso? Se puoi raccontarlo, dillo pure in chat, non c'è problema. Tanto salviamo, già che ci sono. Cioè, si è fatto un gran parlare di quella canzone, ma onestamente... onestamente... hanno fatto un gran parlare sbagliato. Perché, cioè, il motivo per cui una canzone, cioè, viene ricordata quella canzone solo perché è perché Miley Cyrus fa delle pose, fa delle robe che né quando era con la Disney non le poteva fare. Ecco, appunto, facciamoci due domande. Perché la Disney non può fare questo? Perché si è posta come cosa per le famiglie, quando sappiamo benissimo che tipo di cartoni e che tipo di immagine dava, soprattutto stereotipata, di tantissime realtà. Ma soprattutto adesso stiamo facendo tutti questi film dove fanno vedere tipo la Disney che è ultra impegnata, ultra attenta alle realtà, alle diversità, eccetera eccetera, quando fino praticamente all'altro ieri erano tutte cose che faceva l'esatto opposto, insomma. Cioè, per carità, mi va bene che ci sia un'evoluzione del personaggio, ma qua mi sembra veramente che stiamo andando indietro anziché avanti, veramente. Cioè, c'era un'attività di cui ognuno doveva impersonare un personaggio in un talk show, tipo, e lui sono uscito in canottiere e pantaloncino un boa cantando Wrecking Ball. Bella questa, Schloven. Beh, giustamente. Non so perché. Ok, Cookie, cosa dice Cookie? Non so perché, ma mi hai ricordato quando alla radio hanno censurato Zitti e Buo. Censurato? Perché? Perché dovrebbero censurare i Maneskin? Perché li avrebbero dovuti censurare i Maneskin? Seriamente, perché ne hanno voluti censurare? Vabbè, Britney Spears versione Lolita, nessuno ha detto nulla. Timberlake di mano su Pacola, Aguilera and Dirty, Mo Miley era il problema. Ah, sì, assolutamente. Ma perché evidentemente era... ma perché lei fa la Disney. Però strano, perché comunque Britney Spears ha fatto comunque qualche cosa con la Disney, quindi avrebbero dovuto prendersela pure con lei. Ma vabbè, no, vabbè, no, dai, Schloven, i Maneskin non vanno censurati. Cioè, per una volta che riusciamo a portare qualche cosa di rock che non sia robe tipo... che non sia robe tipo i classici ultra scontati tipo Vasco Rossi o Ligabue, almeno portiamoli avanti. Per quanto non siano il mio genere, no, mi dissocio, Schloven, mi dissocio. Al posto di Cogli avevano messo altro, ma non ricordo cosa. Ah, sì? Ma a quel punto, per sbaglio, mi ha detto Link eliminato, aiuto. No, si legge. Stai tranquilla, Cookie, stai tranquilla. Listen well, humans. Lavos' children will one day have to leave to seek new planets and pray. This world could sustain them if humans were not around. We robots will create a new order, a nation of steel and pure logic, a true paradise.
Our species will replace you! So stop your foolish struggle and succumb to the sleep of eternity! Exterminate! Exterminate! Ok, scusate, ci voleva. Cioè, veramente, dai. Letteralmente quello. L'unica cosa che voglio dire è che c'è uno youtuber che stimo tantissimo, inglese, che studia 838.392 lingue. E sì, l'ho letto tutto quel numero. You would be a good Dalek doctor. Questa l'ha detto... l'ha detta a nono, se non ricordo male, vero? È proprio nell'episodio Dalek. Rusty? Sì, sì, ma mi pare che fosse a Capaldi. Davvero? Perché io mi ricordo uno scambio di battute simile. Mi ricordo uno scambio di battute simile proprio nell'episodio Dalek con il nonno dottore. You would make a good Dalek doctor. Me lo ricordo proprio questa frase. Quindi mi confermi Schlover che è Rusty e lo dice Rusty a Capaldi? Davvero? Perché mi ricordo proprio qualcosa di simile che lo diceva anche un Dalek. L'ultimo Dalek al dottore. Può essere, perché comunque dei richiami ne fanno parecchi Schloven. Io non riesco a leggere i numeri compiuti tra cifre, tranquilla, nessuno lo fa, comunque è una fatica enorme, Dicevi, studia 838.392 lingue e tipo ha fatto la cover di quella canzone bellissima. Ah, One Mega Elixir, perfetto. Capaldi quando va a trovare l'ultimo Dalek incatenato. Ma sei sicuro che sia... Sei sicurissimo, assolutamente. Può essere, ricordo qualcosa di simile pure con 9. Infatti, Rose era rimasta con Dalek. Esatto, vedi che anche Marvin mi dà la conferma che effettivamente c'è qualcosa anche col 9. Perché c'è qualche cosa con quella cosa, cioè proprio con quella scena specifica, perché lui sta godendo del fatto che siano rimasti, che sia rimasto solo lui e il Dalek fondamentalmente. Quindi comunque, proprio perché diceva, proprio perché stai provando qualcosa che è simile a un Dalek, tu dici tu saresti un ottimo Dalek. Quindi, per quel motivo. O magari in effetto Mandela, Magari in effetto Mandela. Può essere benissimo in effetto Mandela, Può essere benissimo. Ok, che cosa sto evitando qua di fare? Perché sto gironzolando intorno e non vedo proprio... Non mi ricordo neanche, cioè non è che non mi ricordo neanche. Mi ricordo se ho visto delle cose qui. In realtà abbiamo ragione entrambi. Ah sì? Ah, quindi c'era una scena così. Quindi c'era una scena. Quindi c'era una scena, Schloven. Mi fa andare. Ah, ecco qua, si è sbloccato forse qui. No. Cioè sia con 9 che nel Christmas special di Capaldi. Ah, ok. Ok, che cosa ho fatto qua? Sono rimasto bloccato perché... Che cosa fa? Ok, non ci capisco un cazzo! Non ci capisco un cazzo! Mi sono perso! Però è andato da quella parte, qui c'è qualche cosa. Magari ci posso andare anch'io. Ok. Oh, ora sì che si ragiona. Lo sapevo io. Ok, andiamo di qui. Qui niente. Proviamo adesso così. E tipo qua niente. Qua niente. C'è qui no. That you are a good Dalek, retort Rusty makes to the Doctor in Twice Upon a Time, also comes in from Into the Dalek, the Doctor's hatred of and desire to destroy the Daleks, itself based on a similar comment made to Crystal. Lo sapevo che era in Dalek. Non dico che me li ricordo a memoria gli episodi di Doctor Who, ma quella battuta me la ricordo perché mi è rimasta proprio impressa nella mente. Perché era una di quelle frasi fenomenali, perché ti fa male. Ti fa male. You would make a good Dalek. Ecco che cosa dice.
Saresti un ottimo Dalek. Perché lui aveva appena, comunicato, cioè aveva appena espresso il fatto che odiasse i Dalek e non vedeva l'ora di vederli estinti, perché era rimasto solo quel Dalek. Però tecnicamente era un momento in cui era l'ultimo Dalek e lui era l'ultimo della sua... era l'ultimo di Gallifrey, quindi era l'ultimo signore del tempo. È per quello che ha detto quella frase. Quindi era... aveva un effetto particolare anche per... anche per questo che a me piaceva tanto il nono dottore di Christopher... cioè il nono dottore, mi piaceva proprio Christopher Eccleston. Ed è uno di quelli che... cioè, per carità, uno dice, vabbè, però Eccleston è stato uno stronzo perché se n'è andato. Ok, quello che volete. Però ha fatto da... perché questo qui sta imitando i miei movimenti? Scusi? Scusi? Vorrei passare. Sono robot, vi faccia passare. Vabbè, non mi vuol far passare, sto stronzo. Come mai? Vuoi andare di qui, allora? Andiamo di qua. Vabbè, Crona, a te piace Eccleston, piacciono i Maneskin. Dammela una coltellata e facciamo prima. Dammi una lamella che mi taglio le vene. Sir Twitch non è un'incitazione al suicidio, eh. È una canzone intonata al rettore. Almeno penso sia direttore, fra parentesi. Non so neanche se è, se è la sua. Quando ero piccolo la cantavo. E c'era la maestra che una volta mi ha sentito cantare quella canzone, ma ha tipo ripreso. Deve essere tipo in terza elementare che ho detto quella canzone. Che ho cantato quella canzone, ma ha guardato malissimo la maestra. E mi ha detto, Crono, non cantare mai più quella canzone. Ma più che altro la... la cantava mio padre e la cantava anche mia madre. Era proprio... era in famiglia. Era proprio l'eredità di famiglia. Ok. Ah, avevo indovinato. A casaccio proprio. Davvero? Se prendo quello centrale? Sì, lo chiude. Ma dai, pensa a te. Ma... vabbè, io alla materna guardavo colpo grosso. Vabbè, ok. Senti, vi devo sentite, vi devo ricordare che quando ero alle elementari... perché questo si è aperto? Perché questa si è aperta? Aspetta, c'era una qualcosa simile anche sopra, beh? Al piano di sopra c'era qualcosa di simile. C'era qualcosa di simile al piano di sopra. E l'ho chiusa. Perché adesso stanno aprendo tutti questi. Vi devo ricordare che io quando ero alle elementari c'avevo la maestra che poi mi insegnava matematica, fra parentesi, che ci costringeva a guardare Beautiful durante il rientro facoltativo pomeridiano. E io ho imparato di più Beautiful che cartoni che potevano effettivamente piacere, tipo Sailor Moon, cioè, vi ricordo. Questo è cattivo. No, no, questo è proprio doveva essere vietato dalla convenzione di Ginevra. Un cellulare senza sim che si stacca dal wifi. No, ma povera Cookie. Amy Charles. Ecco, ecco che all'improvviso vince Curvin da... dall'angolino spunta. Si alza dalla sedia del bar chiuso. Lentamente vince, fa un sorriso e dice: voi non capite un cazzo. È un po' come nel calcio. Negli 883 mancavano di essere citati in questo stream, effettivamente. Ah, vediamo un po' qua che cosa succede. Kill Beam, dai, è proprio quello che ci voleva. Cure Touch, tocco curativo. Wow, Fate Healer praticamente, un cazzo di Fate Healer. Tech, Kill Beam per tutti. Olla. Dai. Così. Il fatto che io ricordi solo Sbaila è grave. No. Ti metto in background perché il Mac diventa inutile con sto wifi brutto. No. Devo fare 388.392 cose. Ma è la stessa cifra di prima. Ma è la stessa cifra di prima. 338.392. Quindi hai aggiunto 50.000 unità. Hai aggiunto 50.000 unità. Ok, perfetto. Cioè, ti si riconosce veramente. Cookie, se non ci fossi bisognerebbe inventarti, va là. Bisognerebbe davvero inventarti.
Vediamo un po'. Niente, non mi ci fa. Non mi ci fa andare. Ok. Torniamo al piano di sopra. Apriamo quella. Quella lì e vediamo se cambia qualche cosa. Cose che sono in comune sono 2350. Le conto da sempre da quando mi ha detto: ma guarda, anche tu sei gli anni 70. Beh, almeno ci sono delle cose in comune. Penso si erano in provincia. Mannaggia Silvestri. Ah sì? In che senso mannaggia Silvestri? Well guarded, ok. Questo niente. No, onestamente, dov'è che posso andare qua ora? Io ti picchio, mettiti in fila, ce ne sono tanti altri. Allora, vediamo un po'. Dove era quel punto là? Perché l'avevo visto tipo da sti pizzi. Prendi il numeretto. Gastronomia. Serviamo il numero 47. Cazzo, la tua copertura è saltata a 47. Agente, presto, si allontani da lì. due disconnessi in partita, non li accetto. Fiamme. Sì, mi sembra giusto. Fiamme. 47, morto che parla. Beh, considerato Hitman, sì. Sono tutti morti che parlano o che camminano. Quindi sì. Ok. Mi sono ufficialmente perso. Non ho idea di dove andare. Lo ammetto candidamente. Non ho idea di dove andare. Mi sono perso. Mi sono perso alla grandissima. C'è sto punto qua. Perché quello c'ha i fulmini? Che succede? C'è qualcosa che non va con... Per un attimo ha rallentato la... Sta laggando la... il gioco? Che sta facendo? Che succede? Cosa sta facendo? Cosa succede? Scusate. Ok, siamo riusciti a uscire. Perché c'ho il fulmine? Oh! Oh! Ho capito! Ho capito, forse. Forse? Credo. No. Mi fa fare quello, ma non... Ok. Data about the Genodome. Ok, perfetto. What shall we examine first? The guard machine. Quindi tu. The robot guarding the figurine will block anyone that tries to pass. But if you place two guards in front of each other, they will short circuit. Return the broken guard to the room upstairs. Ok. The doll che cos'è? You must obtain the two figurines on this floor to fight the mother... Mother Brain? Mother Brain? Cioè all'improvviso abbiamo Metroid nella... Abbiamo Metroid nel gioco all'improvviso. Do not leave with them. Anything else? No, non abbiamo bisogno di nient'altro. Cioè all'improvviso abbiamo anche Metroid. Quindi... Quel coso che si muoveva prima. C'era quel... Quella roba lì che si muoveva. C'era un robot che camminava qua e ci ha fatto rallentare tantissimo il gioco. Quelle sono... Ok, devo arrivare fin là. Come ci arrivo lì? Come ci arrivo? Ok. Questo era quello che dovevo fare. Ok, l'ho aperta prima e va bene. Quell'interruttore l'avevi già attivato. Quello lì, questo qui, sì, ma l'avevo anche chiuso. E l'avevo anche chiuso quello lì prima. Poi adesso l'ho riaperto praticamente. Questo qui l'ho attivato. Qui non mi ci fa andare. Sono sicuro che ci sia qualcosa che ha a che fare con questo. Con questa porta qua. Non è che devo mandare tipo in cortocircuito la... È qualcosa che ha a che fare col cortocircuito, ne sono più che sicuro. Cioè devo creare un cortocircuito. No, questo è nuovo. Ok.
477, sì, vabbè, ma tanto adesso è soltanto a sbloccare tutto praticamente. Full tonic 500, minchia, quanti soldi. O forse devi far entrare roba in un altro di quei passaggi quando è carico. Può essere? Fammi vedere un po'. Tipo così? E andare tipo qua? Tipo qua? Perché quello... E non mi fa... ma non mi fa fare niente, praticamente. Non mi fa fare niente. Oddio, scusate, ho appena avuto un trauma della mia infanzia. In che senso? Che è successo, Sloven? Che hai fatto? Cosa è successo? cosa fai, Cookie? Perché metti la schwa all'improvviso? Aspetta, proviamo a tenerlo così. Ok, intanto siamo qua, va bene. No, questo non rimane. Allora. Però quello lì... Un attimo. Stiamo facendo una cazzata, ve? Perché abbiamo visto quel robot che si è mosso da qua. È partito da qua, era carico. Si è fatto il suo bel viaggetto. Non è che manca un attimo qualcosa. Allora, what shall we examine? Ok, vediamo un attimino. Door. To open locked doors, simply charge the energy pods beside them. Energize first in the pod to your left, then enter the pod next to a locked door. Oh, ecco cosa serve. Ok. Computer, ok, perfetto. Capito. Vediamo l'altro invece, conveyor belt, cosa dice? The belt conveyor to the right can be reversed with a switch above it. Ok, questo l'ho già fatto. Va bene. Ok, ci siamo caricati. Oh, forse era questa. Forse ho capito. Mi devo mettere qua, caricare e poi andare giù. Ok. Però mi manca effettivamente da andare. Perché comunque se io passo per di qui ci metto troppo tempo. Ci metto effettivamente troppo tempo. Io dovrei passare... Devo trovare il modo per farmi andare... Devo trovare il modo per aprire questa porta qua. Direttamente. Garmachine, no, l'abbiamo già visto. Da Doll ne abbiamo già parlato. Ok. Meno male che hanno messo questo, così almeno sappiamo. No, non è qua. Allora. Carichiamo. Se io mettessi qua così... No, rimane sempre bloccato. Quindi, cazzo. Ok, corsa contro il tempo. Corsa. Cazzo. Per un soffio. Ok, allora dobbiamo correre più veloci della luce. Forse ho capito. Qua, così. E corriamo, immediata subito. Così evitiamo praticamente tutto l'evitabile. Saliamo di qui. E così. Ok. Ah, ecco l'altra guardia. Questa è l'altra guardia, vero? Vieni con noi. È immediata subito. Non lo sapevi? Non la conoscevi sta parola? Robottino, vieni con noi. Ok. Vieni robottino. Dai, vieni qua. Vieni. Di 2,1% ho perso. Ah, oh, poverina. Ok. Dai, robottino, vieni. Robottino. Ah, ma certo. Dobbiamo cambiare la direzione di questo. Ma certo... No, è venuto lo stesso. Ok. Ci segui? Ci segue. Non ha problemi, ok. Dai, vieni. Dai.
Tu, dai, ti chiamo Fufi. Vieni, Fufi. Fuffettino. Fuffetto. Dai, bravo, Fufi. Hai visto? Dai, passeggiatina. Dai, facciamo le passeggiatine. E ti piacciono le passeggiatine. Vieni, Fufi. Mo che bravo mio Fufi. Dai, vieni, vieni. Va, va, vieni, vieni. Vieni, stronzo, vieni. Dai. Mettiti lì. Ok, rimane fermo. E abbiamo raccolto la bambolina. E abbiamo anche un Vigil Hat. Non giuggiola o squisci? No, 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 no. Fufi, Fufi. Fufi, assolutamente Fufi. Questo che cos'è? Vigil Hat che cosa fa? Ah, protegge dagli status. Però diminuisce di 4 punti. No, ma Prism era meglio. Era una Nemo... Nemo Reference? Sai che forse non ho visto la ricerca di Nemo? Forse non l'ho visto. No, non l'ho visto per niente, quindi... Di no. Salto. Spiaz. Ok, dobbiamo aprire questa porta qua, allora. Ok. Corriamo. Non toccare niente. Non toccare niente. E voilà! Siamo entrati. Ed ecco la seconda bambolina. Non ci è voluto neanche, dai. Quindi... Ah, ecco perché serviva quella lì aperta. Ok. Dovremmo aver fatto... Addio per sé. No, dai, Sloven! Dai, sono ancora giovane. Posso ancora recuperare, su. Quindi abbiamo recuperato quelle. Che facciamo? Dobbiamo andare al piano di sopra. Oh, la madonna! Oh, la madonna, Sloven, Sloven, dai! Fai il buono, su. Sii buono con me. E non mi rispondere no, sono Patrick. Perché non era quello il punto. Ok, cerchiamo di toglierci di mezzo questi qui, va. Si stanno curando a vicenda quando non ho fatto ancora niente. E tecnicamente potrei fare tantissimo contro di loro. E lo faccio anche subito, stronzi. Ciao Clemente, sono Crono. Colui che per viltate fece il gran rifiuto? No, quello era... era un altro. E forse non si riferisce neanche a Clemente. O a Innocente, addirittura. Celestino Quinto. Ma forse dicono gli studi... Allora, dicono gli studi di Dante... Che probabilmente non si riferisce veramente a lui. Ed è una di quelle quartine che... hanno un enigma dietro. Che non sono mai state chiarite del tutto, diciamo così. Cioè, la Vulgata vuole che abbia parlato effettivamente di... Il Celestino Quinto, perché è l'unico che fece la Biura. Però non è detto... No, la Biura. Che praticamente rinunciò al trono e tutto quanto. Però non è detto che sia effettivamente Celestino Quinto. Da che io sappia. No, Clemente era una reference ad un film con Pozzetta e la Giorgi. Mia moglie è una stre... Cosa mi ha ricordato? C'è ragione. Mia moglie è una strega. Minchia, cosa mi ha ricordato? Sloven, pure te c'è una cultura di film carini, eh? Va detto. Mia moglie è una strega. Che cazzo mi ha ricordato? Ma c'è ragione. Mia moglie è una strega. Una... Cioè, se fossi. Se confessi sarò Clemente, papa. Ah, va bene, ok. E poi chissà perché Twitch dice che strega non lo posso. Non si può dire in chat. Non ditemi il perché, gente. Non chiedetemi perché. No, devo salire al piano di sopra, ma sto sbagliando. Devo andare di qui. Ok. E saliamo su. Ho sentito un umorismo. Davvero? Pensa se erano due. Che fastidio facevano. Ah, boh, così mi elimina uno dei TF cardine della mia adolescenza. Ah, no, dai. Tanto salviamo. Ho sentito umorismo di Crono. Oh, eccola qua, ci siamo. Perché c'è una robo colorata di rosa col fiocchetto? Cos'è, Nier Automata? Come Nier Automata, uguale. Welcome home, Prometheus. Abbiamo vinto una partita, Ale, bravo. Atropos. This is the time to remember.
This is the time to remember, cause it will not rest forever. These are the days to remember. Almeno qualcosa del genere. Era Sentieri quella, no? Era Sentieri, se non ricordo male. Yes, it's been a while, Prometheus. You can stop pretending now and join us. Pretending? Unlike the other R series, Prometheus had a special task: to live with humans and study them as a species. No! Tell them, Prometheus! Ci direi qualche cosa, Prometheus, oppure? Now step back, Prometheus! We'll get rid of these humans, then go see Mother! Robo? Oh! Cazzottone! Minchia il cazzottone! Che botta! What are you doing, Prometheus? I won't allow you to hurt them! You are indeed defective! They have tampered with you! I'll destroy them, then fix you! Atropos, you've changed! Indeed! Mother remade me to eliminate humans more efficiently! Step back, Prometheus! My name is Robo! Prometheus! Oh, minchia! Wait! Stand back and leave this to me! Atropos! Prometheus! Tetsuo! Kaneda! Rocket punch direttamente. Beh, non ci fa tanto male, dai. E stiamo assistendo praticamente a un litigio familiare sulla Nintendo. La Nintendo che fondamentalmente tutto faceva tranne che fare robe... Robotackle, questo non l'avevo ancora visto. Tutto faceva tranne che robe così adulte praticamente. Pesante poi tra l'altro, ovvio, eh? Cioè, va detto che è molto pesante come scena. E noi ridiamo e scherziamo, facciamo le voci dei Dalek, ma... Stiamo veramente a... Stiamo assistendo comunque a un momento abbastanza difficile per Robo. Ok. Sicura anche lei, giustamente. Quanto si... 300. Va bene, dai. Detto che... È la puntata più stronza di forum a cui abbia mai assistito. Perché manca il giudice Santi Licheri. Che secondo com'è questo futuro? È un Santi Licheri Dalek. Se loro sono i Daleks, quindi Mother è... Eh no, non è Bad Wolf. Non è Bad Wolf. No, non è Missy. Non è Missy. No, non può essere Missy. Non possono aver previsto quello. Altra area bomb. Minchia, quante bombe. Poi ricordami, Missy... Ah, sì, Missy è... Ho capito chi è. Sì, me l'hai... Grazie che... Mi è venuto in mente adesso. Nice reference, comunque. Nice reference. 231. Stanti lì che ritavros! Così è deciso! L'udienza è tolta! Esterminare tutti! Ah, oh, mamma mia. Mamma Saura, ma che cazzo sta venendo fuori in questa puntata? Area bomb. No, ti prego, fa che non mi fa wipeout. Se mi fa wipeout, piango. Non fare wipeout? Ok, perfetto. Però dobbiamo assolutamente guarire, dai. Tech, cure beam per se stesso. E già che ci sono, spreco un altro turno per guarire. E eravamo in svantaggio, ho fatto una doppia a caso. Grande Cookie. Raga, voglio un premio. Hai la mia attenzione. Cure Beam di nuovo.
Così almeno siamo a posto per un paio di turni, forse anche di più. Diciamo tre turni. Perché sta facendo solo area bomb e basta, non fa nient'altro. Allora, tech, dicevamo robo tackle. Ma se avessi messo un'arma un po' più forte a robo, probabilmente. Così. Prometheus! It's been ages! Atropos! I'm damaged! What happened? Atropos! My memory bank! Mother must have done something nasty when she reprogrammed me. Partial memory restored. I'm sorry, Prometheus. Atropos! This is for you. You can plug this into your circuit. Please take care of it. Goodbye, Prometheus. Minchia, non pensavo se ne fosse... Dai, davvero, no. No, ma che davvero? Ma dai, ma davvero? Ma cazzo, no dai, no! Dai, cazzo! No, questa cosa non me la dovevano fare. Ah, non me la dovevano fare, dai. Ma povero Robo! Ma povero Robo! Davvero? No! Cioè, ha fatto tutto Robo, porco cane! Cioè, è rimasto da solo per anni, per secoli. Ha fatto rinascere un intero mondo. No, ma vaffanculo, no, dai. Scusate, adesso mi riprendo un attimo solo, un attimo mi riprendo. E io a fare lo stronzo con le voci di Talek, ma vaffanculo, va. Ma dai. Dai, povero Robo. Dai, ok. Sto meglio. Scusate che... Mi segnano queste scene, mi segnano. Cioè, ha fatto tutto Robo in questa storia. Ha tenuto con sé i semi, li ha tenuti per il futuro, ha praticamente... ricostruito un'intera zona e adesso si ritrova con l'unico affetto che aveva completamente distrutto. Sempre un colpo al cuore, cazzo sì, davvero un colpo al cuore tanto. Appena vedo quello stronzo megagalattico di Lavos lo faccio a pezzi, me ne frega niente, lo faccio a pezzi. Ok, salviamo. Non me ne frega niente. Appena lo vedo, a pezzi. Davvero. Mamma mia. Ma porco cane, veramente. Ok, item, subito. Shelter per tutti. E adesso... Scusate, davvero, però... Cioè... Non me l'aspettavo davvero una roba del genere. Non me l'aspettavo. Cioè, io pensavo si potesse risolvere con un... hai visto? Cioè, dai, t'ho battuto. Cioè, io che facevo le battute sul fatto che fosse un litigio in famiglia. Eltri forza!
E chi è? Sloven? Ma davvero era... Ma davvero era Missy? Alla fine? C'era davvero Missy alla fine? You did well to come this far. I am the mother brain of the RY series factory. Come, Prometheus, you must once again join us. I'll reset your circuitry and erase your memories. Then we'll dispose of those filthy humans. I'm sorry, but I cannot afford to lose anything else. Not my precious memories or my irreplaceable friends. You would betray me to stay with these humans? You would turn against the family of robots? Humans have taught me much, Chrono, Marv, Luca, Frog, and Isla. I will not betray my friends, tranne Magus, fra parentesi, minchia. Tutti i miei amici e Magus. Cioè, Magus è lo Zoidberg della situazione. Mi dispiace pure per lui. I will not betray my friends. Oh. This is rich. Don't make me laugh. You have emotions? I'll show you how human you've become. What is a man? A miserable little pile of secrets. Aspetta, ma mi sa che passa ad attaccare il display, eh? Sta a vedere che se attacco il display fa tipo il mago di Oz. Me la sento, fa tipo il mago di Oz. Perché sta curando. Sta curando e sta facendo tutto. Allora, colpiamo il display. Attacchiamo il display. Attacchiamo il display. Laser spin. Ah, cazzo, colpisce tutti i nemici. Eh sì, 10.000, cazzo. Fa 10.000 botta questo. Sì. No, 10.000, forse 1012, chiedo scusa. 1021. Io voglio colpire i display adesso. Una volta colpiti i display poi ne riparliamo. 1, 2, 3, perfetto. Adesso possiamo colpirla. Possiamo colpire l'ologramma. Mother Brain left without the display. Cosa sta facendo? Ok, possiamo resistere abbastanza, perfetto. Allora, tech. No, Lightning 2 no, però Lightning sì, 1. Heal Beam per tutti. Tech. Cazzo, ok. Attacca. Cut Align, ok, no, questo è quello che è la descrizione di Haste, quello che dicevo prima. Ok, no. Curiamo tutti. Ok, 131. Tech. Luminaire. Forse Luminaire potrebbe fare male. Roba è confuso. Vediamo se Luminaire fa danni oppure se si cura. Ti prego, fa che faccia danni, fa che faccia... Sì, 880, perfetto, abbiamo trovato... Abbiamo trovato il modo. Vediamo se con una combo Luminaire Full Tonic Crono. Ah no, cazzo, dovevo metterlo per Robo. Cazzo. Robo. Tanto comunque stiamo curando tutti. Va benissimo, va benissimo. Ok, e in più dovevo fare heal. Mi sono ricordato adesso, dovevo fare heal per lui. Ok. Crono, item, heal per il nostro amico Robo. Dopodiché, Robo Tackle, perfetto. Tech, haste per Crono. Cazzo, quanto cazzo toglie? 572. Quanti cazzo toglie per Robo? Ok, Luminaire, immediatamente. E tutto questo perché gli ho dato l'armatura scrausa. Gli ho dato un'armatura scrausa. Domanda non inerente. Dovrebbe linea mia madre. Beh, qui c'è una mother in questo momento.
Io non so se ti riferisci anche a lei, ma... questo fa male, sicuro. No, ha confuso e basta. Perfetto. In più fa anche contrattacco. Dai, ce la dobbiamo togliere di mezzo questa stronza, dai. Te ne devi andare. 13. Solo 13? Come mai solo 13? Cazzo. Full tonic. Robo. Bombo. Aura Whirl. Eccolo qua, quello che ci... Cazzo no! Cazzo, c'è morto Robo. C'è morto Robo. Ok, dobbiamo curarci. Subito. Tech. Merda, abbiamo finito. Merda. Full Ether per lui. Ok. Fategli del male, fategli un male della miseria, della Madonna, davvero. Item, revive lui. Tech. Cure 2 per Robo appena si sveglia. Appena si sveglia Robo, mi raccomando. No, cazzo, Crono, non Crono, ti prego. No, non farmi wipe out, non fare wipe out perché davvero, eh. Ciao. Ciao, ci mangia vivi. Ok. Ci mangia vivi. Ciao. Ok, no. Ok, siamo ancora salvi. Robo, immediatamente. Heal Beam, tutti. Tech, Revive, Crono. Presto. Ma che cazzo! Dai che l'avevo appena fatto risorgere, su! Ma dai, ma avevo fatto risorgere tutti! Ma dai! Dai, l'avevo fatto risorgere tutti, ma che cazzo! Sta stronza! Ciao. Reprogramming Chaos. Chaos, niente. Allora, tu. Tech. Heal Beam, tutti. Item. Revive, lui. Dai, cazzo. Non stiamo facendo neanche un danno a sta persona. Su! Dai, no. Ma perché? Basta! Non fare ste mosse! Cristo, dai! Wipe out. Ci fa il wipe out. E allora sai che c'è. Cure per te. Se fa wipe out cambiamo strategia. Usiamo un altro personaggio. 682. Un attimo. Cambiamo strategia. Invece di Marle prendiamo un'altra. Prendiamo un altro personaggio. Prendiamo magari Frog. Cazzo, revive. Allora, 450 quanti danni fa a Marle? 253. Perché Marle prende solo 253 e non invece 1000 rotti? Com'è il calcolo qua di questa mossa? Qual è il calcolo di questa mossa? Confuso. Cazzo. Ciao. Wipe out. È wipe out, gente. Perché Robo prende così tanti danni? Ok. Riprendiamo da capo. Cambiamo immediatamente i personaggi. Invece di Marle, mettiamo Ayla e mettiamo... Crono ce lo teniamo perché può fare volta attack potrebbe fare più danni. Un dannato Inkling mi ha dabbato in faccia. Pensate che stronzo. Allora. Proviamo Crono, Ayla e Robo. Direttamente. Crono, Ayla e Robo. E vediamo se... Salviamo intanto. Assolutamente. Ok, meno male. Non devo rifare di nuovo quella scena. No? Perché sennò davvero... Sarei stato 3000 volte peggio, giuro. Ok, ci siamo. E Luminer ha fatto un sacco di danni all'inizio. Poi ha smesso di fare quei danni. Non capisco perché.
Ok, come Prometheus, sì. Sì, non farò mai, non sarò mai come mi volete voi, non vi dirò mai chi... non farò quello che mi direte, bla bla bla, sono un essere umano, sono una persona. Ok. Allora. Twister? Che cosa fa il Twister? Voglio provarla. Dai. Twister. Andiamo su Twister, cosa fa? Attacca tutti praticamente, giusto? Passatanni! Oh! Cazzo! Inchia! Twister come... Cazzo! Ha fatto un male atroce! Ma perché non me l'hai detto prima che potevo fare quel tipo di danni, cazzo? Prego, resistete! Dovete resistere! Ciao, Cornetto! Ho scoperto adesso che Twister fa un sacco di danni. E poi non abbiamo provato neanche Omega Flare. Omega Flare, cazzo, sì. Sarebbe da provare, però. Non so, adesso 1700. Breakdown. Signor! Ce l'ha fatta! Cazzo! Che cazzo se l'aspettava? E dai, cazzo! Due colpi! Due cazzo di colpi! Col twister! Cioè, ho detto cambiamo, mettiamo Ayla. E non sapevo neanche che avrebbe funzionato. Sì, cazzo. Madonna, che montagne russe sta cazzo di... Oh, mamma mia. Oh, mamma, davvero. Ok, scusate. Do un attimino un po' d'acqua perché veramente mi sento mancare. Scusate. Ora! Oh, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che cazzo di svolta. Che cazzo di svolta, veramente. Prometheus. Why? Got the Terra Arm and the Crisis Arm. Ah, sì? Ecco le altre armi di Robo. Hai visto? All machines in the factory have been shut off for good. Robo? Let's go! Ok, quindi abbiamo vinto praticamente, no? Abbiamo vinto con Robo, essenzialmente. Terra Arm... Qual era il Crisis Arm? Ah, cambia l'attacco quando ha di sotto i 10... 10 HP, ok. Terra Arm, così almeno siamo abbastanza messi bene. Vedi qui? No, niente. Ayla non c'ha altre armi? Ayla non prende armi? Ma pensa te. Ero convinto che ci sarebbe stata un'arma per lei. Ok. Assolutamente shelter e salviamo. Ok. Salviamo assolutamente. No, lei va solo di cazzotti. Vabbè, ma lei è proprio Giga Chad possente totale. Ok, e questa l'abbiamo fatta. Adesso che cosa ci rimane? Andiamo alla fine del tempo. Vediamo che cosa ci dice il vecchietto simpatico. Disembark, perfetto. Ah, dobbiamo andare nel passato. Scusate, devo andare nel presente. Nell'anno 1000. Devo andare nell'anno 1000. Ok. Magus, vieni qua.
Magus e Frog. Sicuro Magus e Frog ci servono. Ok, salviamo. Sì, ma non voglio mettere Magus come al primo posto. Voglio Crono sempre al primo posto e Magus come ultimo. Cioè, Magus deve essere proprio la... è la pecora nera del... Ecco, infatti dicevo io che c'erano delle armi che potevo dare. Doomsicle. Attack up when ally falls. Ah, ok. Quindi aumenta l'attacco nel momento in cui... Ok, Starsight? No. Direttamente Doomsicle. Perché comunque... Doomsicle. Perché se dovesse cadere tipo Crono Frog dovrebbe, si potenzia praticamente. Quindi dovrebbe fare più danni. Ma di ma Crono non c'ha un'altra arma oltre a Swallow? Cioè, Swallow è proprio l'arma definitiva sua? Mi sembra strano che l'abbia che l'ho trovata praticamente così a caso. Secondo me ce ne deve essere un'altra, dai. Ok. No, infatti, dicevo io. Vedrai. Ah, ecco, ce n'è un'altra. Ok. Andiamo nell'anno 1000. Di Aieie. Andiamo nella Aieie, dai. Eccoci qua. Full speed ahead. E andiamo anno 1000 immediata subito. Aieie. E poi chissà se apriranno mai i finestrini mentre sono tipo nel... nel flusso temporale. Allora, dove possiamo andare adesso? Vediamo un po'. Questo punto qui l'abbiamo visto prima. Sì, perché abbiamo sbloccato poi... Questa sì, l'abbiamo già visto prima, infatti. Sì. Qui non c'è... c'è bisogno di fare nient'altro. Ok. Era più carino su Baro Baracca, lo so, però soltanto 5 lettere potevano accettare in questo gioco. Per ciascun personaggio e per ciascun oggetto. Perché è cambiata la musica? Non era... questa non è la musica della Yeye. Questa è la musica di Ayla. Barak faceva troppo Obama, giustamente, sì, in effetti. Dove andiamo? Dove andiamo di bello, allora? Proviamo... Ok, siamo tornati dove eravamo prima, no? Un po'. Vediamo la mappa, sì, assolutamente. Allora, c'è questo punto qui, sulla... tutto sulla destra, quindi est e poi nord, superata la cosa, che potrebbe interessarci. Non mi ricordo di averlo visitato prima, quel punto là. Vediamo un attimino. Magari sì, l'abbiamo visitato, ma non... non ho la più pallida idea. Tipo qua. Vediamo un attimino. Cosa c'è qua? Sun Keep. Era quello che avevamo visto anche nel futuro. Nel futuro, però, non potevamo andarci. Niente. C'è qualcosa che ha a che fare con questo Sun Keep, ma non so cosa. Perché c'è sia nel passato... cioè, c'è sia nel futuro che adesso qui nel presente. Vediamo... no, no, rimaniamo sempre qua, nell'anno 1000, perché qui dobbiamo andare. Questa qui giù. Andiamo a sud. Andiamo a sud. Oh. Qua ci siamo già stati. No. Ah, forse questo? West Cape. The Great Adventurer Thomas Levine Redseer. Sia questo? Ho visto qualcosa lì, ma no. Ero convinto di sì, ma non era quello. Mayor's Manor. Vediamo un po'. Ah, è cambiato? C'era un altro prima. There's an old structure to the north. It's been in ruins for ages. Ok. I stay away from the ruins. The structural damage is severe. Ok, cioè, ci sono delle rovine che devo andare a vedere. È detto a nord, ok. The Black Common sparkles in the sun. Tomorrow shall be clear too. Ok. Essenzialmente abbiamo parlato. They say some brain dead ghost hangs out in the ruins. Ecco, infatti, eccolo qua. Scary. Spirits still attached to the real world will live in places like that. Ok, quindi c'è un fantasma nelle rovine a nord. Nord di qui? Sì, queste sono le uniche rovine. Ok.
Salviamo. Torno subito, come disse il pessivendolo. Oh, grazie, Shroven. Grazie mille, davvero. Grazie per il lurk. Ok. Omega Flare. No, Omega Flare non lo usiamo, dai. Ok. Così, debotto, senza senso. Vabbè. Ok. Miss. Ok, dobbiamo attaccarlo soltanto con le magie, suppongo. E allora, magia sia. O con gli attacchi proprio. Frog Squash. Proviamo Frog Squash. Zero. Ah. Ok. Proviamo così. Miss. Aspetta, è un non morto, giusto? È un non morto. Sì, che poi perché ho usato Frog Squash quando non lo dovevo neanche usare? Miss. Ok, se è un non morto. Vuoi vedere che nella tradizione Revive, tipo, no, non me lo fa fare? Non mi fa scegliere il... Allora heal. Scusa, heal a questo punto. Proviamo un attimo. Heal. Spire contro di lui. Non abbiamo heal? Sì che ce l'abbiamo. No. Un tonico. Mi servirebbe un tonico. Contro... No, non mi fa scegliere il nemico. Ok, allora quel trucco non si può fare. Allora lightning. Abbiamo lightning. Cosa che potrebbe essere brutti per alcuni, o I don't know. I serbatoi dell'inchiostro di Splatoon a casa sembrano Flebo Pocket. Ah. My sword had no effect. Len. Cyrus. Tis me, Glenn. What? Glenn? Quindi Frog, questo è Glenn. Mi sa che non ci fa affrontare di nuovo. Sì, infatti, allora non possiamo scappare, va bene. Ok, quindi al momento non possiamo affrontarlo, ci manca qualche cosa. Però abbiamo capito che quello è il... Quello è il fantasma con cui dobbiamo parlare. Ora puoi andare nel 600. Ah sì? Ma dobbiamo sempre rimanere qua nel... sempre, cioè, possiamo sempre rimanere qua e andare direttamente indietro con la nostra Yeye. Ah, ok, va bene, va bene. Allora. Saliamo sulla Yeye. E torniamo indietro nel 600. Middle Ages, vediamo un po' come va. Ok. Va bene. Grazie Marvin, a proposito. Grazie Marvin. Northern Ruins, eccoci qua. Di qui? Tanto esploriamo di qua, vediamo se c'è. No. Ok, quindi non possiamo proprio. Di qui, necessariamente. L'unico posto dove possiamo andare. Ok, questi li dobbiamo affrontare necessariamente. Sentinelle, giustamente. Non gli facciamo niente, merda. Lightning. Minchia, 300 e passa di danni. Quanto cazzo sono forti? Ma non gli facciamo niente? O sbaglio? Ah sì, miss. Ah, scappiamo. No, non possiamo scappare. Ice 2? Anche Frog sta subendo tantissimo. Oh, ecco. Il ghiaccio gli fa del male. Ok, perfetto. Il ghiaccio fa loro del male. Ma perché proprio il ghiaccio? Dovrebbe essere deboli a fuoco. Anche ghiaccio. Infatti, perché proprio il ghiaccio? Cioè, posso capire il fuoco, dici, vabbè. Perché la temperatura è quella che è. Ma perché proprio il ghiaccio? Ok. Cure per te stesso. Tech. Quindi
E puoi rubargli anche altri. Ah, beh, certo, ma non ho Isla in questo momento, quindi non. Non posso. Non... Avrei potuto. Però onestamente avrei potuto, questo sì. Di sicuro. Tech Ice. Per tutte e due. Ok, Crono. Non soccombere. Ok, item. Mid-Ether per lui. Quanto cazzo siete resistenti, Belan? Ok, se li ha presi lui. Ok, sono morti. No, va bene. Era l'ultimo attacco che potevano fare. Ok, full ether. Facciamo full ether. Facciamo full ether per lui. Ok, basta. Questi sono. Questo praticamente non è raggiungibile. Un hyper ether, perfetto. Ma se io togliessi Crono. Ma manco finire di parlare mi fai, ma cazzo. Tech Ice 2 per tutti, combo. Water 2 è per tutti, giusto? Magari con water anche dovrebbero far male. Forse anche con water. Vediamo. Sì. Ok, anche quello. Quindi abbiamo due attacchi e possono fare male. Perfetto. Quindi anche se Magus dovesse schiattare tipo adesso, tecnicamente ce la facciamo, ok. L'importante è quello. Scusate. Ice 2 di nuovo. E Water 2 di nuovo. Ok, perfetto. Quindi sia acqua che ghiaccio fanno danni a sufficienza. Ottimo, è abbondante. E ce li siamo tolti di mezzo. E Ale! Così si fa. Ok, Crono level up. Ok, perfetto. Allora, dicevo, quindi ci teniamo direttamente, ci teniamo tutti e tre. Allora, semplicemente adoperiamo le magie di Frog e di Magus, definitivamente. Tanto ci curiamo, che è il caso. Tu, necessariamente, e anche tu. Perfetto. Adesso ho bisogno di un Ether, per te, e anche per te. Ottimo. E ci siamo. C'era qualcosa qui? No. Qui? Nemmeno. Dobbiamo solo tornare indietro a questo punto. Ok. E saliamo. E niente. Saliamo di qui. Non mi fa andare di qua. Ok. Non mi fa andare da nessuna parte. Qui non c'è niente. Qui nemmeno. Qui neanche. Qua non c'è. Non ci sono altri posti dove andare, però. Sta a vedere che dobbiamo tornare indietro nel 600. Proviamo a tornare indietro nel 600, allora. Nel 1000. Torniamo nel 1000, allora. 1000. Rimaniamo sempre nella zona. E andiamo di qui. Adesso sappiamo come affrontare questo. Ok. Riproviamoci. Quindi no, non tu. Tech Ice 2 Comb Water 2. Vediamo se gli facciamo del male. No, sempre 0. Ok. Sta a vedere che non possiamo fargli niente. 0, sì. Non gli possiamo fare niente. Ok. Allora non dovevamo tornare nell'anno 1000. Non avremmo dovuto tornare nel... Non saremmo dovuti tornare direttamente all'anno 1000, definitivamente. Eh sì, la Sword non ne ha niente. Glenn, sì, ok, lo riconosce. Ok. Però invece di andare in quelle rovine lì, invece di andare nelle rovine, proviamo ad andare invece nel punto in cui è morto. Perché altrimenti non si spiega. Quindi,
qui. Torniamo qua. Così. No, 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 non quello. Andiamo proprio nel 600, ma nel punto in cui è scomparso quella persona. Qui è scomparso quel cavaliere. E vediamo. Ok, c'è una foresta. Quindi, pessima idea. Forse. Perché qui è morto Glenn? Ok, no. Dobbiamo rimanere lì. Parla con la gente. Lo sapevo che dovevo fare qualche cosa. Tanto qua c'è un market a proposito. Vediamo se... Come on in! Abbiamo qualche cosa. Magari shelter, già che ci siamo. Ne abbiamo 4. Revive, ne prendiamo un altro. Heal, ne abbiamo troppi. La tomba non era di Toma? No, c'hai ragione. Era di Toma, non era di... Non era sua. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ho fatto male i conti. Ho fatto male io i conti. Parliamo con Residence. No. Qui non c'è nessuno. Vediamo qua. We're only trainees. The boss is at his favorite cafe. We're only trainees. Ok, perfetto. Al suo bar preferito. Un attimo. Ma non è che devo parlare con quella persona? Corasin. Andiamo qua. No, questo è Lin. Non serve a niente. Cafe. Eccolo qua. Allora. Per evitare casini. Immediatamente shelter per tutti. Salviamo perché ho una paura tremenda. Entriamo nel caffè. Splash. So, Chrono, you beat me to the rainbow shell. Nah, I'm not sorry about it. I probably couldn't have handled the monsters. But I will find the sunstone first. Quindi lui è Toma. Ecco chi era. Ora mi sono ricordato. 10 years ago, a beast was seen carrying something into the northern ruins. Treasure, perhaps? La battuta del caffè potevi evitarla. E invece no, hai visto Cookie? La posso sempre fare. My tools have been stolen! I can't get any work done now! Ok. I wish Toma would stay put for a change. Ok. Sì, questo qui. Crono, non può. Infatti. Non posso trattenermi. Abbi pazienza, Cookie. Come on in! Ci siamo già dentro. Cioè. Ok. A sunstone, eh? E la sunstone. La sunstone! La roba degli strumenti credo c'entri con la quest, sì. La sunstone. C'è una sun keep da queste parti. Eccola là. Là sopra. Non farmi sentire di essermi. Non farmi sentire di essermi pentita di quello che ho detto. M. Non ho capito, non ho capito, le passo mio marito. Ok, scendiamo e andiamo di qui direttamente. Sun Keep. Ok, aha! C'è qualcosa. Power Tab. Non quello che volevo, ma... C'è una Sun Keep qui da queste parti. Questa è la Sun Keep. Ci deve essere tipo una Sunstone da queste parti allora. Ma dove? Qua Ozzy l'abbiamo sconfitto. E va bene. Dove? Onestamente dove? Abbiamo capito che qui è ancora presto. Vale il caffè dell'anno 1000. Ah. Ah sì? Ok. Ci vado subito, altro che. Caffè dell'anno 1000. Il caffè del futuro. Ok. Parcheggiamo. Corasin. Dov'è il caffè? Mayor's Manor. Corasin. Ma è cambiato il caffè. Ok. Toma. Turna. Ah, Toma il tredicesimo. Minchia. Affigliato. Affigliata. Andiamo proprio bene. Ancient scrolls tells us that if you combine the rainbow shell with a sunstone, you can make a fearsome weapon. Ok, quindi
Hey, bring some more soda. Sir, I think you've had enough sugar today. Pipe down! I'll tell you when I've had enough. Can't you see I love soda pop? Sono più che sicuro che non sia... che non sia Coca-Cola, ma sia qualcosa di peggiore, in realtà, nella versione originale. You wanna borrow my tools? Be my guest! I'm busy here, so go get it from my wife! Ok. Heard about the ghost, then beat it. Ok, perfetto. All the young guns went to the Millennial Fair. Kids are just gluttons for fun. Ok. Prenditi gli strumenti, sì sì, assolutamente. Ma non è lei la moglie, mi sa. No? La moglie dove può essere? Forse nella residence. Sarà nella residence. Tipo qua. My husband's never around. I'm gonna show him who's boss. Next time, pow! Run in a kisser. What? His tools? Oh, hold on, they're right here. No, e li tiene sopra il frigorifero? Ok. Va bene. Abbiamo one tools. Però l'ha detto al plurale. Che bello. Ok, allora. Andiamo nell'anno 600 adesso. Adesso andiamo nel 600. Definitivamente. 600. E... ce ne andiamo direttamente. Ce ne andiamo direttamente qua. Cioè, l'unico posto. Caffè. Non farmi pentire di essermi pentita di quello che ho detto al comics. Ah, ecco. Comunque M. In ogni caso. You got some tools there. Would you lend them to a buddy? Yes. Thanks a lot. Now I can get to work. Evviva. Ok. Quindi andiamo alla residence. Sarà sicuramente qua. Thanks for lending me those tools. Now I can finally get to work. I guess I'll start with the ruins. Come on, you lazy blokes. Whatever you say, boss. Ok. Quindi adesso costruiscono le robe. Ci sta. Perfetto. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Andiamo adesso alle rovine. Northern Ruins. Grazie, Marvin, a proposito del suggerimento. We're done for now. We can't repair the spots where the monsters hide. Call us if you get rid of them. We'll do the rest. Come on, you lazy blokes. Whatever you say, boss. Ok. Ecco, infatti qui ha riparato. Perfetto. Ok, quelli sono tutti mostri, ve? Allora, vediamo un attimino. Ora picchia tutti, sì sì. Diventa un picchiaduro. Ok. Giustamente uno si chiama defunto e l'altro il mietitore. Mi sembra giusto. Ice 2 per tutti. E Water 2 per tutti. Ah, ma posso attaccarli anche con... Ok, va bene, va bene. Posso anche attaccarli col fisico. Va bene, ci sta. Ci sta, come si suol dire. 124. 1. Vogliamoci anche questo? Niente. Resistenti bastardi, eh? Ok. Dai, ci togliamo anche quello lì, già che ci siamo. Voilà. Dai, schiatta, su. Schiatta un'altra volta. Sta a vedere che adesso fa... tipo una mossa strana. Ok, sì, conviene che usiamo... Ice. Tacca. Tipo così. Infatti, sì, 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 sì. Ok. Magus sale di livello. Ma non sblocca altre tecniche? Magus? Cioè, l'unico... perché finora non abbiamo visto... non abbiamo visto niente, praticamente, di... Magus non collabora con nessuno, a quanto pare. Oh, boh, contento lui. Ok, dobbiamo eliminarli tutti, intanto. Terminiamoli nuovamente, perché è giusto. Ice 2. Combo... però, tecnicamente, lui può fare Lightning 2. Vediamo se Lightning 2 fa del male. Secondo me, no. A tentar non cuoce.
Danni li fa, dai. E poi cure 2. Tech. E poi Ice 2 di nuovo. Dovrebbe sbloccarne altri. Ma sta a vedere che dopo che abbiamo risolto con Magus e con Frog, probabilmente si sblocca qualche cosa. Sì, Cookie, cuoce, come disse il cuoco distratto. Oh, Dark Bomb l'abbiamo imparata, perfetto. Piano, povera Cookie. Ma povera Cookie. Ecco, hai aperto bocca. Allora, Luminaire, vediamo se Luminaire fa del male. Secondo me no. E poi Dark Bomb, giusto per provare qualche cosa. Giusto per fare dei tentativi e vedere se... infatti, 1400 e passa fa. Ne ha avuto 1984 punti grazie a Orwell. È vero, Sloven, è vero. Ah, ok. Li hanno recuperati. Perfetto. Dark Bomb quindi non si usa contro di loro. Perfetto. Dark Bomb non si usa. Si usa direttamente o Luminaire o quell'altra. Perfetto. Luminaire invece ho visto che ha fatto un sacco di danni. Che bella l'animazione di Luminaire, cazzo. E Ali. Ok. E abbiamo pulito praticamente. Abbiamo ripulito tutto qua. Entriamo qui. Qui non c'è nessuno. Ah, lì c'è uno di quelli che... C'è uno di quegli scrigni che possiamo liberare. Doing a bit of hustling. Hello, 48-bit. I missed you, buddy. How you doing? I'm glad I can see you again in the streams. We're playing Chrono Trigger right now. We're in the present. We're trying to solve the mystery of the ghost that lives in the northern ruins. We have been doing a little bit of a house cleaning, and we're trying to give a little bit of a we're trying to give eternal rest to Frog's body. Because we just discovered that he's the restless ghost that inhabits and haunts the place. Alright, I don't think I saved, haven't I? Sì, non ho salvato per niente. Ok. Residence, vediamo se riusciamo a parlare di nuovo con... Sì. You want the northern ruins repaired? It will cost you 2000 G's. Minchia, cioè 2000 G soltanto per... Minchia. Come on, you lazy blokes. Whatever you say, boss. Ok, adesso fanno di nuovo tutto quel lavoro là. E dovremmo riuscire ad avere un posticino. Adesso dovremmo riuscire a passare direttamente dagli altri. Eccolo qua. We're done for now. We can't repair the spots where the monsters hide. Call us after you get rid of them. We'll do the rest. Good to see you too, man. Oh, 40. You're great. Such a great guy. Come on, you lazy blokes. Whatever you say, boss. I think you were playing Return to Monkey Island, weren't you? Unfortunately, I'm not going to watch those streams, because I'm trying to keep it as spoiler free as possible, because I'm planning to play it for myself, not on the streams. But in case everybody in the chat wants to see somebody who plays Return to Monkey Island, please go and follow our lovely friend 48-bit, and you won't be disappointed. I'm basically saying that you won't be disappointed, so enjoy the stay. Devi sistemare sta cosa dei shoutout. Sì, assolutamente. Yeah, I understand. It was needed too. Got some pretty bad news. Oh, really? I hope nothing bad happened. It would be a shame if I... it would be very sad to hear. I mean, I hope it's nothing... I hope it's nothing really bad, you know? So... Let's see, because we're going to be a bit... Okay, penso che ci sia ancora un bel po' da fare, e io onestamente ho avuto tante emozioni oggi, non me la sento di continuare, quindi facciamo così. Io la chiamo puntata per stasera.
la chiamiamo puntata per stasera. E però, so I need a bit of a laugh to get in mind of things. Oh, yeah, that's, I'm sorry that we, you just came into the, it just came right when I was about, you know, to end the stream, because we've been playing for a little bit, and I'm really sorry it happened to you, and I'm really sorry whatever happened to you. I hope it can get fixed as soon as possible, and just so you know, you can have a chat with me anytime you want. You can find me on Twitch. I mean, you just DM me whenever you want, and I'll be here for you. Don't worry. All right? Quindi, dicevo, per questa volta la chiamiamo puntata. Questa puntata la chiudiamo qui. Vi invito ad andare a trovare la nostra amica Olivia Benson, che sta giocando a un gioco bellissimo, che è, se ho visto bene, è Pumpkin Eater, che è praticamente un gioco dell'orrore molto carino. E vi invito ad andarla a seguire se non l'avete già seguita prima. Io vi lascio praticamente nel ride, restate per andare a fare questo ride. Io vi ringrazio di essere stati... Vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio davvero per l'incredibile supporto che mi avete dato. Thanks 48bit for being here today, for joining us today. I hope I can see you around soon enough, and whenever you need someone to talk to, just DM me on Twitch, alright? I'll be glad to help you out anytime you want. So, thanks everybody, grazie a tutti per la chat, e grazie per essere stati con me. Ci vediamo direttamente... ci vediamo direttamente domani, vi avviso poi l'orario direttamente su Telegram. Quindi grazie davvero, buona serata a tutti.